Sì, buonasera, iniziamo con qualche interrogazione. Assessore Marini. C'è. Sì, facciamo l'interrogazione del consigliere Nossa. Nossa, ci siamo? Relativa all'area recintata con cartelli di inizio lavori nei pressi di Viale Casiraghi. Si ricorda? Prego. Può far bacco, sì. Buona serata. Sì, dunque, io non ho qui il testo con cui l'ho presentata, perché presentata tempo fa e non ho il riferimento cartaceo. Comunque la sintetizzo in poche parole perché è un'interrogazione semplice di un problema, diciamo, che è un po' persistito nel tempo, se me lo consentite. Una volta in un'area di Viale Casiraghi, all'altezza 250, vi era un distributore di benzina, un distributore di benzina storico, nel senso che era lì da prima degli anni 60. Dopodiché è stato smantellato a livello di non più facente servizio, ma non smantellato a livello di materiale, quindi era rimasto sul terreno da più di un anno e mezzo, dico era perché adesso la situazione è stata sistemata. Le colonnine dei distributori, una serie di le cisterne e tutto quanto. E l'area era diventata un ricettacolo di foglie, perché essendo recintata cadevano all'interno, e anche di masserizie varie. Le foglie chiaramente erano pericolose, perché era proprio vicinissima a un'abitazione, a un palazzo, quindi a un fabbricato. Quindi la mia domanda era se si riusciva a intervenire per far sì che questa situazione di degrado, non tanto urbanistico, che comunque lo era, e visivo, ma anche per mettere in sicurezza la zona, perché sicuramente non lo era. E poi dopo se si può provvedere, come dire, alla sistemazione, creando magari dei parcheggi, visto che ci sono dei negozi e delle abitazioni nel luogo. Tutto qui. Mi è arrivata la risposta, adesso penso che l'assessore Marini la spieghi con sue parole. L'unica cosa che posso dire, così anticipo al limite la ulteriore domanda, se ho altro da dire, è che sarà stata questa interrogazione, sarà stata una coincidenza, però fortunatamente l'area si sta sistemando ed è stata parzialmente sistemata. Grazie. Grazie consigliere Nossa, risponde l'assessore Marini. Consigliere Nosso, Prego. no, non ho nulla da aggiungere da questo punto di vista. Naturalmente questa è una vicenda come altre che ci ha tenuto impegnato gli uffici per più tempo nel tentativo di risolvere un blocco dei lavori, che peraltro il decreto del fare sine die a, come dire, tout court, prologato di 3 anni, sia l'inizio che la fine dei lavori che delle opere. Per fortuna, dopo l'ordinanza degli uffici di marzo, qualcosa ha sortito. La ringrazio. Se va bene così, passiamo alla prossima. Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dalla consigliera Franciosi relativa alla convenzione tra il Comune di Sesto San Giovanni, Milano Serravalle e Provincia di Milano riguardante le centraline di rilevamento dell'inquinamento ambientale e acustico. Prego, consigliera Franciosi.
Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione noi l'abbiamo fatta dopo aver letto la convenzione, appunto, che, come nell'oggetto dell'interrogazione, che era stata stipulata tra il Comune di Sesto San Giovanni e Serravalle e Provincia di Milano. Una delle cose che è venuta subito alla nostra attenzione, grazie, è il fatto che era previsto in convenzione che venissero costruite lungo la Serravalle venissero messe, posizionate delle centraline per il rilevamento della qualità dell'aria, sì. Dal momento che appunto queste centraline non sono state mai posizionate, volevamo capire la ragione per la quale questo passo, diciamo, della convenzione non è mai stato poi realizzato e se eventualmente appunto c'era intenzione di realizzarlo in futuro. Grazie. Risponde l'assessore Iannizzi, prego. Sì, grazie Presidente. Dunque, innanzitutto la premessa, insomma, alla risposta, come avrà anche visto, faceva riferimento un po' al percorso che stiamo in realtà mettendo in atto a Sesto San Giovanni, non soltanto in quel quartiere, ma in particolare poi anche in altri quartieri, rispetto al tema delle centraline, no? Per cui abbiamo avuto una riunione specifica, insomma un incontro specifico della Consulta dell'Ambiente in cui sono venuti i tecnici di ARPA e hanno spiegato qual è la ratio, diciamo così, che porta alla identificazione eventuale di nuove centraline e come possono essere dislocate. Abbiamo poi fatto una seduta consigliare specifica e apposta proprio qualche settimana fa, ancora con la presenza dei tecnici di ARPA, che ci hanno un po' raccontato, insomma, qual è, come dicevo prima, la ratio che poi porta all'installazione di nuove centraline. E quindi, come dire, il percorso rispetto a questo tema sta andando avanti attraverso, insomma, questi confronti. Tra l'altro la decisione, come si ricorderà e vi ricorderete, è anche quella di installare proprio una centralina temporanea nel quartiere in via Carlo Marx, insomma, che era come era stato un po' richiesto. Quindi il percorso relativo alle centraline è, come dire, all'attenzione assolutamente dell'amministrazione, che lo sta affrontando in una condivisione che è anche con i cittadini, in particolare con la Consulta dell'Ambiente, ma anche con i consiglieri e le consigliere. Per cui questo è un po' il percorso che stiamo intraprendendo. Rispetto alla specifica, e cioè alla convenzione, in realtà la convenzione, diciamo così, deve ancora essere, diciamo così, definita nella sua totalità, nel senso che mancano ancora dei passaggi di proprietà, e quindi l'attuazione non c'è ancora stata, perché poi la convenzione prevede anche altri elementi, non soltanto quello. Quindi questo è il motivo del ritardo. Detto questo, per ritornare al tema che poi era il tema importante, che è quello delle centraline, come dire, per quanto ci riguarda andiamo avanti in questo percorso anche con voi, insomma, e con tutti quanti, rispetto al significato e all'utilità, insomma, delle centraline. Consigliere, può replicare, prego. Grazie, allora ringrazio per la risposta che ho ottenuto, però dopo numerosi solleciti. Questo è, vabbè, fa parte del normale iter ormai. La cosa che però a noi ha lasciato un po' perplessi è il fatto che una convenzione stipulata nel 2008, siamo nel 2014 e ancora non è stata attuata completamente, per cui a prescindere dal percorso condiviso e verso il quale c'è totale condivisione da parte nostra sulla gestione del rilevamento della qualità dell'aria sulla nostra città, soprattutto a seguito anche dei chiarimenti che ci sono stati dati dai tecnici ARPA, che ci hanno spiegato che le centraline in realtà sono in sovrannumero rispetto a quanto richiesto dalla normativa europea. Ci rimane lo stesso un po' di amaro in bocca sapere che ci sono delle convenzioni che si propongono determinati obiettivi e che poi, soprattutto quelli belli, quelli che hanno, diciamo, un occhio di attenzione nei confronti del cittadino, perché mi sembra che in convenzione si parlasse anche di una pista ciclabile, la quale non è ancora stata realizzata. È un peccato che dopo 6 anni manchi ancora la parte
a favore dei cittadini riportata all'interno della convenzione. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Facciamo in tempo di farne un'altra. Sempre l'interrogazione presentata dalla consigliera Franciosi relativa al materiale radioattivo gestito presso il CORI. Se vuole illustrarla, prego. Allora, noi sul tema CORE abbiamo presentato in sequenza tre interrogazioni, di cui una ne abbiamo già discusso nello scorso consiglio, oggi discutiamo questa, suppongo il prossimo discuteremo la terza, di cui ho appena ricevuto risposta. Grazie. Queste interrogazioni sono state il frutto di una, mettiamola così, ispezione, tra virgolette, che abbiamo compiuto sul sito dove c'è l'inceneritore in gennaio. E una delle cose che è venuta all'occhio subito durante la spiegazione, durante l'incontro che c'è stato col tecnico del CORE, è che all'inceneritore arrivano rifiuti radioattivi quasi sistematicamente. Per cui a questo punto noi ci siamo sentiti in dovere di chiedere quante volte è successo che effettivamente rifiuti radioattivi arrivano, se sono stati identificati i produttori e quindi coloro che erroneamente inviano, perché questa è la cosa secondo me che si evince anche dalla vostra risposta, non voglio anticiparla, ma è chi manda i rifiuti, quali sono le azioni che avete messo in campo, quali azioni intendete mettere in campo per evitare che questo si ripeta in futuro, e poi volevamo sapere come erano stati smaltiti appunto i rifiuti radioattivi. Grazie. Risponde ancora l'assessore Iannizzi, prego. Grazie Presidente. Allora, dunque, abbiamo riportato appunto in risposta quelli che sono i dati relativi ai rifiuti che sono stati appunto nel 2012, nel 2013 radioattivi rilevati all'interno del CORE, e si tratta all'incirca, insomma, sia per il 2012 che per il 2013, di circa una ventina di casi in tutto l'anno, se non ricordo male coi numeri. Allora, la nostra piattaforma ha un sistema di rilevazione dei rifiuti radioattivi, cioè ogni camion o comunque ogni rifiuto che entra in piattaforma passa appunto da questo sistema di rilevazione, che qualora rilevi appunto dei rifiuti radioattivi chiaramente suona. A quel punto la procedura, come le abbiamo appunto spiegato rispondendo nella mail, è quella che è definita dagli enti di controllo, no? Per cui da enti che chiaramente hanno dettato quali sono le regole per l'attenzione, insomma, a questi tipi di rifiuti, che è nella fattispecie questo: individuare chiaramente qual è il rifiuto specifico, viene poi lasciato in contenitori chiaramente specifici ad hoc per un periodo di tempo per vedere se il materiale radioattivo decade, poi viene fatto ripassare sotto il nostro rilevatore, se la radioattività è decaduta si procede come chiaramente un normale rifiuto, se la radioattività non è decaduta ovviamente viene smaltito come un rifiuto speciale, quindi su questo assolutamente. Allora, diciamo che cosa abbiamo fatto, le considerazioni che faceva hanno un po' anticipato, no, giustamente la risposta. Il materiale radioattivo che è stato rilevato è fondamentalmente di origine medica, ospedaliera, per cui cosa succede? Succede che chi fa degli esami molto specifici, adesso io non ho neanche le competenze tecniche, però insomma, penso alle TAC, chi usa il liquido di contrasto, insomma, che è del materiale radioattivo, e poi banalmente utilizza dei pannoloni, insomma, e quindi, come dire, fa quello che deve fare, poi i residui rimangono all'interno del rifiuto, che poi viene erroneamente buttato, no? dai pazienti quando sono già a casa, ma prevalentemente dagli ospedali, sbagliando chiaramente lì. Quindi si tratta sostanzialmente di materiali di questo tipo. Che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo anche allegati all'interrogazione, cioè la risposta all'interrogazione, abbiamo mandato delle specifiche, no, lettere agli ospedali in cui si richiama chiaramente un'attenzione rispetto a questi rifiuti, e soprattutto si sottolinea il fatto
che chiaramente questo è passibile di ammenda, insomma, quindi questi sono gli step che chiaramente abbiamo fatto, proprio perché l'obiettivo, concordo assolutamente con lei, è quello di diminuire, no? E anzi arrivare allo zero, perché non si possono smaltire in quel modo, e concordo assolutamente. Comunque li rileviamo. Consigliera Franciosi ha la facoltà di replica. Sì, allora, rispetto alle procedure, nel momento in cui il rifiuto arriva, siamo d'accordo che vengono rispettate correttamente. I due punti focali, secondo me, sui quali bisogna concentrare l'attenzione sono, come diceva lei prima, andando a vedere le specifiche caratteristiche dei singoli radionucleotidi e le provenienze, si evince abbastanza facilmente che sono rifiuti di carattere ospedaliero. La maggior parte provengono da Sesto, per cui suppongo dal nostro stesso ospedale, da Cinisello, direi quindi dal Bassini, e da Monza. E sono, nello specifico, mi sembra di ricordare, ce n'è uno che è il TC-MDP, che è uno dei radionucleotidi che viene utilizzato quando si fanno le scintigrafie ossee. Di conseguenza è un rifiuto ospedaliero. La cosa che un po' lascia ancora l'amaro in bocca è pensare che il sistema di rilevamento che è stato posizionato a seguito di un'interrogazione presentata dal consigliere La Corte nella scorsa consigliatura è un ottimo strumento di rilevamento. La domanda è: che cosa succedeva prima? Prima del sistema noi abbiamo di fatto sicuramente bruciato rifiuti che non avremmo dovuto bruciare. Quindi l'attenzione da parte degli ospedali deve essere, a prescindere dal paziente che torna a casa e che non è stato istruito nel modo corretto, e va bene, però in primis gli ospedali devono evitare che queste cose succedano, anche perché le ultime rilevazioni, visto che sono, la tabella le riporta tutte fino al termine del 2013, sono proprio degli ultimi giorni di dicembre del 2013, mi sembra o il 10 di dicembre o qualcosa del genere. Questo vuol dire che sistematicamente, senza controllo alcuno, gli ospedali in minima parte conferiscono nel modo scorretto i rifiuti al nostro inceneritore. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Quindi passiamo se c'è qualche consigliere all'esterno, è invitata a entrare, grazie. La parola al segretario generale per l'appello, grazie. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda è assente adesso. La Miranda, assente. Landucci, assente. Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori, sono in questo momento 7. Vavassori c'è. Sì. Diciannove presenti? Sì. Allora risultano consiglieri presenti 19, assenti 6. All'appello. La seduta è valida. Risultano assenti giustificati i consiglieri, il consigliere La Miranda al momento. Poi, per impegni istituzionali, sono assenti gli assessori Roberta Perego e Felice Cagliani. Come da prassi dobbiamo nominare 3 scrutatori. Chi si offre volontario? Vavassori, Torraco e Cremonesi. Grazie. Adesso ci alziamo in piedi per ascoltare l'inno nazionale, grazie.
Grazie. Prima di passare all'ordine del giorno, la parola al sindaco per delle comunicazioni. Prego. Allora, come, tanto per spiegare, come previsto da una delibera del Consiglio Comunale, la numero 33, il sindaco deve comunicare al Consiglio Comunale sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende e istituzioni. Prego. Grazie Presidente. Allora, con la comunicazione e l'informazione di questa sera informo doverosamente il Consiglio Comunale delle nomine da me effettuate presso società e partecipate comunali. Si tratta di due blocchi di nomine che sono stati fatti, uno che è quello che riguarda la Fondazione La Pelucca, Onlus, con Presidente Cristina Bombelli e consiglieri Nicola Berti, Jacopo Macnitz e Antonio Giuseppe Schiano. E per quanto riguarda invece l'azienda speciale farmacie comunali, amministratore unico Giovanni Bianchi e come componenti del collegio sindacale Nicola Riggi, Ivan Valentino e Giuseppe Nicosia. Grazie. Prego, prego. Vai avanti per la comunicazione. Allora, proseguo con una dichiarazione sulla situazione, un aggiornamento per il Consiglio Comunale. Circa la città della salute e della ricerca, la seconda comunicazione che faccio a distanza di poco tempo è una doverosa informazione in apertura di seduta sulla situazione dopo le recenti vicende giudiziarie che in data 8 maggio hanno condotto a numerosi arresti di dirigenti Expo e di Infrastrutture Lombarde, nonché di faccendieri e di imprenditori con accuse riferite ad interventi illeciti sugli appalti Expo e su possibili manipolazioni della gara per la progettazione e la realizzazione della città della salute e della ricerca. Tali arresti, ancorché legati a diversi filoni di inchiesta, fanno seguito a quelli avvenuti in data 20 marzo, fra i quali spiccava quello di Antonio Rognoni, che era direttore generale di Infrastrutture Lombarde. Già allora avevo incontrato il Presidente della Regione chiedendo garanzie in tema di legalità, trasparenza e continuità del percorso della città della salute e della ricerca, relazionando al Consiglio Comunale in data 31 marzo. Dopo la nuova tornata di arresti mi sono subito messa in contatto telefonico con il Presidente della Regione, al quale in data 12 maggio ho scritto sottolineando la necessità di interventi drastici che assicurassero la realizzazione dell'opera in un quadro di assoluta legalità e trasparenza, e richiamando il nostro impegno con la Prefettura per la sottoscrizione di uno specifico protocollo di legalità. A breve incontrerò il Presidente, con il quale comunque il contatto è stato frequente, così come puntuale si è mantenuta l'interlocuzione con l'amministratore delegato di Milano Sesto e lo svolgimento dei tavoli tecnici relativi ai lavori della variante del PX Aree Falc. Analoghi concetti ho ribadito in numerose prese di posizione sulla stampa quotidiana, chiedendo altresì che la città della salute e della ricerca, in quanto intervento di assoluta valenza nazionale, venga gestita con procedure analoghe a quelle di Expo 2015, prevedendo in particolare la puntuale supervisione del Presidente dell'Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone su tutta l'operatività in materia. Ugualmente ho chiesto che la commissione di gara sia composta da figure esterne indipendenti di alto profilo professionale e morale. Nella situazione attuale, infine, non sappiamo ad oggi con certezza quale sarà l'iter della gara per la progettazione e la realizzazione della città della salute e della ricerca, ma sarà mia cura puntualmente di informare i consiglieri comunali. Grazie. Grazie al sindaco. Noi naturalmente ci auguriamo che la cosa va in porto, quindi dopo questa brutta pagina passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, tributo comunale sui rifiuti, Tari, approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Risultano agli atti due relatori, il consigliere Romaniello e la consigliera Landucci. Inizia il consigliere Romaniello, prego. La parola al consigliere Romaniello. Grazie Presidente. Allora, banalmente si trattava di stasera di andare a approvare il piano economico finanziario per poi andare a definire correttamente il piano tariffario della Tari. Piano economico finanziario che è stato redatto dal CORE, dico brevemente, leggendo sostanzialmente dalla relazione, quali sono sostanzialmente gli elementi
principali della Tari, che è questa nuova tassazione locale che è stata introdotta. Allora, le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti: creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti, dare copertura a tutti i costi inerenti al servizio tramite l'impianto tariffario, provocare in virtù dei punti precedenti un circuito virtuoso che consegua una riduzione della produzione di rifiuti. Quindi questi sono sostanzialmente i principi che dovrebbero guidare questa nuova tassazione. Stasera andremo appunto sostanzialmente ad approvare il piano finanziario, che in questo caso ha una valenza triennale, però non è vincolante, nel senso che poi il capo di gabinetto ci ha detto che a settembre verrà rivisto, o comunque verrà presa una decisione in merito a quello che sarà il bando per l'igiene urbana. Se devo dire come si è sviluppata la discussione, proporrei a questo punto un minuto di silenzio in virtù del fatto che la discussione è morta, nel senso che non ce n'è stata alcuna, e quindi questo è stato un elemento poco edificante. Il paradosso poi che si è registrato in quella commissione, come in molte altre, devo dire che se c'è qualcuno che poi cerca di entrare nell'argomento avverte anche la sensazione di essere fuori tema, perché tutti parlano di cose meno dei numeri o comunque delle cose che sono poi oggetto della commissione stessa. Quindi c'è sostanzialmente un cattivo utilizzo di questo strumento istituzionale, che nella migliore delle ipotesi porta ad andare spesso fuori tema con argomenti che sono triti e ritriti, tendenzialmente si dicono sempre le stesse cose, poi ciascuno dice la sua, poi la chiosa è sempre un vergogna finale, a prescindere dagli argomenti che si parlano. C'è poca attenzione, ma secondo me è anche poca preparazione. Cioè io ho la sensazione che poi molti che vengono in commissione non hanno neanche preso in visione il documento, e quindi inevitabilmente è difficile poi dare un proprio giudizio su quelli che sono i temi di discussione se non si conoscono i temi. Poi in certe altre si raggiunge diciamo così l'apice, arrivando a degli insulti, a delle intimidazioni. Ma io stesso sono caduto nella trappola di alzare la voce per invitare qualcuno a non essere consigliere maleducato. Romaniello, però deve stare e racconto quello, scusi, io racconto che quello che è successo in commissione. Quante volte ci siamo visti in commissione? Dobbiamo andare al sodo, per favore. Purtroppo prego. Il sodo non c'è, questo è il punto, perché il sodo di quelli che partecipano alla commissione, cioè io posso raccontare il nulla di quelle che sono state le argomentazioni di taluni in commissione. Quindi se devo fare una relazione su quello che è successo in commissione devo stare in silenzio, sto 10 minuti in silenzio, perché questo è rappresentativo dei contenuti espressi sul piano finanziario del CORE che dovremmo approvare stasera. O mi invento io degli argomenti, e posso anche farlo, o altrimenti devo stare in silenzio, che purtroppo nella commissione in merito a questo punto non si è sviluppata nessuna discussione. Ecco, lì non siamo arrivati agli insulti, poi non abbiamo fatto il passo in più. Quindi di fatto la mia relazione è la testimonianza della pochezza delle discussioni che si manifestano all'interno della commissione. Una pochezza che registro con rammarico, perché io sostanzialmente quando vado in commissione un minimo di lettura al documento la do, poi cerco di fare degli interventi non sempre intelligenti, ma quantomeno pertinenti. Purtroppo devo registrare che questo non è l'intento di tutti e me ne dispiaccio. Grazie Presidente. Grazie, perché poi è rientrato nel tema. Grazie.
La parola alla consigliera Landucci come relatrice, prego. Si dice me ne dispiaccio, ma va bene. In ogni caso, a me non è sembrata così la discussione. Mi sembra che questo sia stato un attacco molto cattivo al povero consigliere Vavassori, che come presidente di commissione evidentemente non è capace, secondo il consigliere Romaniello, di gestire la commissione medesima. Se questo è quello, forse il consigliere Romaniello spera di sostituirlo, perché non si capisce cosa ci sia d'altro dietro una relazione così assolutamente priva di qualunque senso, anche perché la discussione c'è stata. C'è stata nel senso che quello che abbiamo domandato è che senso aveva un piano finanziario di una società appaltante che ha l'appalto in prorogazio da 2 anni e prorogazio che non può andare oltre il 31 dicembre prossimo 21. Per cui è chiaro che questo piano triennale è assolutamente fasullo, perché viene fatto da una società che sicuramente non gestirà per i prossimi 3 anni queste condizioni. Quindi quello che viene fuori è l'incapacità, nelle difficoltà che ci sono, di questa amministrazione di mettere a regime la raccolta dei rifiuti. Tanto è vero che è stato detto da qualcuno, adesso non mi ricordo chi, che anche la società Core, forse è stata la consigliera Franciosi a dirlo, mi pare, l'amministratore delegato ha detto che di trovarsi in difficoltà, perché lui stesso non sa quale sarà il senso di cui l'hai detto. Non mi ricordo, qualcuno dei consiglieri che era andato a un incontro dove c'era l'amministratore delegato della società Core, che si diceva in difficoltà perché non sa quale sarà il futuro della sua società e dei lavoratori della società. Quindi da questo punto di vista la Commissione ha lavorato benissimo, mettendo in evidenza la pochezza di un'amministrazione che non è in grado, a distanza di 2 anni, di dire alla città, non ai consiglieri di minoranza o di maggioranza, ma alla città, come intende far pulire questa città, che secondo tutti i commissari presenti è sempre più sporca e degradata, e questo credo che sia sotto gli occhi di tutti. Allora, noi io stasera, voi andate a approvare un piano finanziario la cui falsità è data dal fatto che le cifre si ripetono tali e quali per 3 anni, perché è un piano che non ha nessuna realtà, in quanto non potrà essere portato avanti in questo modo. Quindi è semplicemente un obbligo di legge, come ci è stato detto dalla dottoressa Orzetti, perché altrimenti non si poteva non fare questo. L'unica cosa sicura, nuova, è che la nuova legge dice, che ha inventato il nome Tari, perché se non cambiamo nome non siamo contenti noi italiani, che ci deve essere una copertura al 100% dei costi e che tale copertura deve tenere conto sicuramente della quantità dei rifiuti prodotti. Per cui non può più essere costruita al 100% così come era costruita la Tarsu, che in realtà non era un tributo sui rifiuti, ma era un tributo sui metri quadri che uno aveva, a prescindere dai rifiuti che uno produceva. Inoltre, tutta la commissione è stata unanime nel dire che bisogna ripensare comunque il regolamento anche per l'esposizione, la raccolta dei sacchi. A me è sembrata una discussione, tra l'altro, senza contestazioni, perché non c'era nulla da contestare se non da sottolineare questa difficoltà, per cui non capisco cosa gli sia venuto in mente al consigliere Romaniello. Io ritengo che sia una delibera puramente tecnica che serve esclusivamente come base preparatoria del bilancio preventivo. Perché se non avessimo fatto questo piano finanziario, la dottoressa Orzetti, nello stilare il bilancio preventivo, non avrebbe potuto mettere le cifre della raccolta dei rifiuti. Questa è la realtà, è una realtà penosa, perché in realtà noi non riusciamo a capire come verremo fuori da questa questione dei rifiuti, perché
È evidente che la nostra amministrazione non sa che pesci pigliare, quindi non sa se fare un bando in house, se fare un affidamento in house, non sa se fare un bando, anche perché, qui lo dico e qui lo nego, le voci, che i rumores che corrono in città è che, e che ci ha detto un po' anche il dottor Finazzi, loro stavano preparando un bando, ma poi gli arresti che ci sono stati alla fine tra novembre e dicembre tra le società che raccolgono rifiuti nella nostra zona, molte delle quali avrebbero potuto essere papabili per il nostro appalto, hanno messo paura all'amministrazione, la quale a quel punto si è bloccata e non ha più fatto niente. Quindi la situazione è una situazione di stallo, la cui responsabilità ricade sulle spalle del sindaco e della giunta. Questo è un atto formale che non ha in realtà alcun significato pratico, se non quello di permettere all'ufficio tributi di emettere le bollette per il pagamento sui cittadini. Solo questo. Il resto è pura formalità. Perché in realtà questo tipo di organizzazione noi siamo sicuri che non avrà, non dico durata triennale, ma non avrà probabilmente neanche durata annuale. Quindi è una pura formalità che la maggioranza è costretta ad approvare, perché altrimenti non si potrebbe costruire il bilancio preventivo e per legge la copertura al 100% dei costi della raccolta rifiuti è obbligatoria. Quindi noi siamo, l'amministrazione è obbligata a richiedere ai cittadini la copertura assoluta di quello che chiede il CORE, che è per il 2014 pari a 11.308.453 euro, cifra che si ripete praticamente uguale nei due anni successivi. Questo è quanto si è detto in commissione. Grazie alla consigliera Landucci. Apriamo il dibattito. I consiglieri che vogliono intervenire sono pregati di prenotarsi. Grazie. La parola il consigliere Cremonese, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questo mio intervento è un intervento che si basa appunto su alcuni spunti che derivano dalla commissione che c'è stata nei giorni scorsi, anticipato appunto questa delibera. Voglio partire da una base che è menzionata tra l'altro nella spiegazione della delibera tecnica e su cui possiamo essere d'accordo. Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono pressoché le seguenti: relazione tra pagamento ed effettiva produzione di rifiuti, copertura di tutti i costi tramite l'impianto tariffario, come veniva ricordato prima, e provocare un circuito virtuoso che consegua una riduzione della produzione di rifiuti. Definito il punto di partenza, dobbiamo segnalare, secondo me, che la Commissione per questa delibera ha lavorato in modo positivo, perché chiaramente ha toccato un tema dove ci sono veramente allo stato attuale tanti problemi e tante cose su cui intervenire. E tutto ciò, secondo noi del Movimento 5 Stelle, sarà da tenere in considerazione quando ci sarà il bando per l'igiene urbana, perché nella Commissione sono state evidenziate problematiche che tutti ben conosciamo, soprattutto di gestione e pulizia. Tutto questo è l'approvazione, abbiamo detto, del piano finanziario, non riguarda ancora le tariffe che saranno applicate. E noi del Movimento 5 Stelle insistiamo fortemente sui sistemi premianti verso i cittadini che hanno comunque dei comportamenti definiti virtuosi. In commissione sono stati menzionati temi che vanno dal taglio dell'erba, raccolta delle foglie, e c'è stata anche la spiegazione degli 8 sfalci dell'erba che saranno portati a 5, quindi secondo me è stata molto produttiva. Quello che manca, oggetto appunto di questo mio intervento, è innanzitutto capire con l'azienda Core cosa si voglia fare, come specificava prima la consigliera Landucci, e nonostante tutto capire in questo preciso contesto come fare a pulire la città e organizzare un servizio di pulizia migliore. Perché comunque è sotto gli occhi di tutti, ed è stato menzionato ad esempio con le
le questioni di, possiamo fare degli esempi, di raccolta dei sacchi, dove c'è stata una domanda per capire a che ora vengono raccolti i sacchi. In un contesto di una città che ha tantissimi condomini, dove ci sono delle imprese di pulizia che sono tantissime, soprattutto su più condomini, quindi c'è la stessa impresa di pulizia lavora alle 6 in un condominio, alle 7 in un altro, alle 8 in un altro ancora, quindi non è sempre probabile che siano esposti in strada questi rifiuti oltre le ore 23. Probabilmente il servizio è fatto anche in modo professionale, ma non basta, serve altro. Nonostante la delibera tecnica, ci permettiamo di lanciare una proposta che abbiamo fatto e che serva da riflessione, ovvero quella dell'adozione della tariffa puntuale per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, dove semplicemente si evidenzia che all'aumento della percentuale di raccolta differenziata diminuiscono i costi del sistema di gestione dei rifiuti, ed è auspicabile questa cosa perché è basata sulla stima delle effettive quantità prodotte di rifiuto che vengono indifferenziate. Questo permette a tutti di cambiare il metodo, perché si utilizzerebbero dei cartellini dotati di codice oppure dei sacchi prepagati, anche per eliminare i problemi di sacchi pieni di qualsiasi cosa che vengono presi dall'operatore e si rompono. È stato fatto questo esempio in commissione dell'operatore che alla fine si trova questo sacco, lo alza e si rompe. E su questo si può anche contestare la metodologia di lavoro, perché laddove il sacco si rompe, è stato detto in commissione che tante volte l'operatore deve finire il giro, quindi i rifiuti rimangono o sul marciapiede o direttamente sulla strada. La proposta riguarda anche l'esposizione dei sacchi di fronte ognuno al proprio condominio, perché ci sarebbe l'identificazione dei sacchi stessi. E questa cosa è stata anche accennata in un punto della commissione che c'è stata nelle settimane scorse con oggetto rifiuti zero. Ogni sacco è identificato, quindi si migliora sia l'esposizione sia la cura con cui vengono riversati nelle strade, esatto, buttati, cioè per usare un termine un po' brutale. Anche per evitare che si rompano, come dicevo prima, ed evitare anche la noncuranza dei cittadini che buttano tutto e tante volte non differenziano nulla. Secondo noi c'è necessariamente bisogno di un sistema innovativo, perché la questione della pulizia della città è fondamentale e, volente o nolente, sono sempre i cittadini a pagare, quindi ci si auspica sempre un miglioramento del servizio e soprattutto che non aumenti la tassazione quando il servizio è scarso o possiede tante lacune. In conclusione, noi chiediamo proprio questo della tariffa puntuale e l'abbiamo anche fatto presentando una mozione, per fare in modo che si proceda con sistemi innovativi di questo tipo, nella speranza che venga discussa il prima possibile, o quantomeno prima del 30 di settembre, che in commissione avete indicato come data di scadenza dell'attuale gestione di pulizia. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniello. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Beh, prima di tutto stasera sono commosso perché ho sentito una prima vera relazione di minoranza che non ha un po' andata fuori binari, è stata sul pezzo. Questo mi fa molto piacere. Ora, no, lo dico senza ironia, nel senso che mi è piaciuta molto la sua relazione da questo punto di vista. Ora, nella commissione si è parlato di Tari e chiaramente poi ciascuno di noi ha voluto esprimersi su quello che è la situazione dell'igiene urbana sul Sesto San Giovanni. Allora, l'argomento è un argomento molto sentito da ciascuno di noi, dalla popolazione, su cui c'è una forte sensibilità e anche una serie di situazioni più o meno piacevoli o spiacevoli che si vengono a creare sul territorio che noi quotidianamente registriamo. Ora, è chiaro che nell'ambito di questa approvazione, che come diceva giustamente la consigliera Landucci, è tecnica, che più tecnica non si può, ci siamo anche detti che non è tecnica? Se non la proviamo stare, la proviamo. Sì, no, voglio dire, certo, è chiaro che è propedeutica poi per formalizzare la tarifazione, però è sostanzialmente c'è poco da discutere dal punto di vista politico, bisogna farla e basta. Quindi quello che voglio dire sostanzialmente è che l'argomento, diciamo così, e ce lo siamo anche detti in commissione, merita un trattamento particolareggiato, tanto è vero che ci siamo ripromessi tutti quanti di incontrarci
per costruire un percorso per poi andare eventualmente a dare delle indicazioni, come stasera stava facendo il consigliere Cremonesi, su quelle che potrebbero essere la costruzione del nuovo bando per l'igiene urbana. Questo però, anche qui, utilizziamo gli spazi giusti. Gli spazi giusti sono sicuramente la Commissione. Quindi se noi da qui a settembre, quando poi ci sarà da prendere delle decisioni, possiamo pianificare degli incontri dove ciascuno di noi porta sul tavolo le proprie idee in merito a quelle che sono le situazioni che registriamo sul territorio. Ecco quello che mi aspetto io sostanzialmente da un lavoro di Commissione. Poi è chiaro che di fronte a quelle che sono le idee c'è sempre qualcuno che deve prendersi la responsabilità di decidere e di raccogliere più o meno le indicazioni, però quantomeno si è costruito un percorso di confronto sulle idee che può essere positivo per chi deve decidere, ma anche positivo per chi deve fare opposizione. Ecco io perché molte volte lamento il fatto che ci sia degenerazione in questo ambito istituzionale, perché secondo me a volte sbagliamo a non sfruttarne appieno le potenzialità, e non è certo colpa del Presidente se poi si degenera, perché poi comunque alla fine siamo comunque persone adulte, dovremmo essere un sistema di autocontrollo, capire che possiamo in qualche maniera dire la nostra, di sentire, però evitare sicuramente gli attacchi personali, evitare gli insulti ed evitare possibilmente, se si può, di andare fuori tema. Quindi che ben vengano ciascuna delle idee da qualsiasi parte politica, perché poi voglio dire, la pulizia non è di destra, né di sinistra, né di centro, o quantomeno di forze di antipolitica. La pulizia riguarda tutti. Quindi sostanzialmente è un tema trasversale che non può avere un colore politico. Se io lancio questa proposta di individuare un percorso in modo tale che poi, al di là di quelle che sono poi i tecnicismi, andare a definire correttamente il bando. Perché insomma in una città pulita ci viviamo tutti, sia le forze di maggioranza che di opposizione, e non penso che ci sia una forza politica che voti per lo sporco e uno per la pulizia. Siamo tutti per la pulizia, questo è chiaro, poi come ci si arriva e con che costi ci si arriva e con che anche scelte, voglio dire, perché poi c'è tutto il tema della raccolta differenziata su cui anche il Movimento 5 Stelle sta facendo una propria campagna, che voglio dire non tutto quello che dicono può essere gettato, certamente ci sono delle buone idee che vanno accolte, però in una situazione di condivisione. Cioè non si può presentare sul tavolo o fate così o niente. Troviamo un percorso di costruzione su questi temi. Poi magari su altri temi ci può essere lo scontro più duro, più dialettico e più forte. Ma su questi, francamente, arrivare allo scontro lo trovo sostanzialmente poco utile a ciascuno di noi. Insomma, se tutti quando veniamo in commissione e ci riempiamo la bocca perché vogliamo fare gli interessi del cittadino, ma facciamoli veramente gli interessi del cittadino attraverso il confronto delle idee, senza andare oltre a quelli che poi sono, come spesso capita, degli attacchi sciocchi, stupidi, sterili, che non portano nessun risultato concreto in termini di costruzione di una proposta. Quindi su questi temi, poi su altri magari no, però su questi perché non confrontarsi in maniera civile ed educata? Assolutamente disponibili e assolutamente disponibili, non dico altro. Grazie al consigliere Romaniello. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Dopo questa lezioncina di come si fanno le commissioni, penso che usciremo da questo Consiglio Comunale tutti molto più eruditi. Non sono d'accordo su quello che lei ha detto, o perlomeno dovrebbe fare pace con se stesso, perché o in commissione non abbiamo prodotto niente o abbiamo prodotto. Secondo me abbiamo prodotto e sono usciti talmente tanti argomenti che con l'assessore ci siamo ripromessi di fare una commissione ad hoc nella quale i commissari potessero esporre le problematiche che vengono continuamente segnalate dai cittadini, e l'assessore ha dato la sua disponibilità affinché questa commissione si potesse fare, anche perché avevamo sottolineato l'importanza che portare sul tavolo tutti i temi aveva
nella formulazione del nuovo bando. Su questa delibera la cosa che vogliamo mettere in evidenza è il fatto che questo servizio non risponde alle esigenze della città. Crediamo che questo sia un dato abbastanza inconfutabile, soprattutto per le persone che comunque in città ci vivono, ci lavorano e girano per strada. L'approvazione finanziaria che andiamo a fare stasera è uguale a quella dell'anno scorso, sia nei numeri che nei contenuti. E crediamo a questo punto e in questa sede che serva poco mettersi a commentare o a discutere sui vari servizi attivi, anche perché, come ci ha ricordato il consigliere Romaniello, la sede più appropriata sarebbe la commissione. In passato, nello scorso consiglio comunale, erano usciti invece vari temi sui servizi attivi e avevamo anche rilevato quali erano le caratteristiche positive e le caratteristiche che invece i cittadini segnalavano come non soddisfacente. Ad esempio, mi viene in mente quella della pulizia dell'area cani, che comunque rimane sempre un punto molto dolente, perché i cittadini segnalano che non vengono pulite, che la terra non viene girata, che in estate questo produce cattivi odori. Quindi trovarsi e vedere tutti i punti, tutte le varie fasi che sono attivate dal servizio e i punti deboli che hanno potrebbe essere interessante. Ma il punto non è questo. Uno dei punti è che il bando è scaduto 2 anni fa e quando questa giunta si è insediata sembrava che il bando fosse pronto nel cassetto e che ne avremmo preso visione. Nella delibera si legge che i ritardi sono stati causati anche dai cambiamenti di norma e che quindi man mano si sono modificate le cose. Però secondo me il problema non è nemmeno questo, il problema è che Core chiede 11 milioni di euro e a nostro avviso deve per forza ritornare ai cittadini un servizio pari a 11 milioni di euro. È vero che succede che alla fine di un rapporto, anche se non si capisce bene quando sarà la fine di questo rapporto, le due parti che fanno parte di un contratto, una in un verso, quindi l'amministrazione magari diminuisce i controlli e chi opera pensa di essere alla fine, quindi molla un pochino, però a questo punto sarebbe anche interessante capire quando finirà questo servizio o come decidiamo di portare avanti il servizio dell'igiene urbana. Anche perché in realtà i cittadini l'anno scorso hanno pagato 11 milioni di euro, quest'anno hanno pagato 11 milioni di euro, pagheranno 11 milioni di euro, quindi sarebbe anche carino che gli ritornassero in servizio. Non credo che sia un problema di chi paga il fatto che gli automezzi non siano sufficienti, che gli uomini non siano sufficienti, che non si riesce ad espletare tutti i servizi che vengono proposti. C'è stato chiesto una certa cifra in cambio di una prestazione di un servizio e a nostro avviso questo servizio deve ritornare, anche perché sennò si vanno a perdere di vista le cose elementari, ma che poi riguardano il vivere quotidiano delle persone. In questa sede noi dei Giovani Sestesi ribadiamo un punto che era anche nel nostro programma elettorale, che è l'importanza che avrebbe l'inserimento della lancia per la pulizia delle strade, per non andare a gravare ancora di più con sanzioni sui cittadini, per sgravare la polizia locale dal ruolo di sceriffo che in questo momento gli facciamo fare e per non fare impazzire i cittadini che non sanno mai dove mettere le macchine nel momento in cui c'è la pulizia della strada. In questa sede quindi chiediamo che fino a che l'appalto sarà in essere ci siano maggiori controlli sull'operato di Core a fronte di un servizio così importante come è quello dell'igiene urbana. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante. Ne ha facoltà, prego. Buonasera signor Presidente, buonasera a tutti. La gestione dei rifiuti è una funzione fondamentale del Comune. Comprende la raccolta, diversi servizi, tra cui la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento e il lavaggio delle strade pubbliche. Il nostro Consiglio Comunale
è chiamato ad approvare un piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani senza collegarlo all'approvazione del regolamento per la disciplina della Tari e delle tariffe del tributo per l'anno 2014, che verrà discusso e approvato con separata deliberazione. Ma nell'ambito dei rifiuti c'è una relazione molto stretta tra la tassa e il servizio pagato. Il piano finanziario, redatto dall'ente gestore, risulta un elenco dei servizi attivi, con i costi complessivi dei principali servizi, senza il dettaglio, senza le specifiche, per una verifica del servizio fornito. È un piano finanziario scollegato ad un'analisi degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e alla verifica degli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano finanziario precedente. L'approvazione del piano finanziario e della disciplina Tari e delle tariffe sono strettamente correlate, quindi, e dovrebbe essere la conseguenza di un'attività articolata di verifica dei dati consuntivi dell'anno precedente e dell'analisi dei flussi dei rifiuti in ingresso dei diversi consumi, consumi sia materiali che energetici, e dei flussi in uscita, le scorie, i residui e l'energia prodotta. Siamo quindi chiamati ad approvare senza una verifica della congruità dei costi di fornitura, senza una verifica dei costi del personale o sull'incidenza del surplus dei costi caricati dall'azienda, per esempio per oneri finanziari o spese generali, e sulle modalità di recupero e dello smaltimento dei rifiuti, oltre che sulla verifica delle attività di controllo. Altri comuni hanno già operato diversamente e hanno deliberato tutto insieme, vedi per esempio i nostri comuni limitrofi. Questo modo di procedere non va bene, denota un'incapacità di gestione su argomenti molto importanti per la città, che hanno una ricaduta notevole sul benessere dei cittadini. E invece noi forniamo solo proroghe continue a core. Assistiamo inermi a questa delibera affrettata per rispettare dei tempi imposti dalla legge. Inoltre, le continue proroghe a core dimostrano che l'amministrazione non riesce a prendere delle decisioni e lascia la città senza prospettive. Manca del tutto una strategia di indirizzo politico. Non va più bene. Occorre cambiare rotta e portare scelte innovative per ovviare il degrado della città e rendere Sesto più pulita e vivibile. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Se non ci sono interventi su questa delibera, è stato presentato un ordine del giorno dal gruppo Sesto nel Cuore. Quindi ancora 2 minuti di tempo per vedere se c'è qualche consigliere che volesse intervenire. Prego. Allora, visto che non ci sono prenotazioni per intervenire, passiamo la parola al
consigliera Tite Ferrante per illustrare l'ordine dei giorni che ha presentato. Prego. Ecco, in ordine a questo, a questa delibera, secondo noi è molto importante realizzare un'indagine sulla qualità percepita dei servizi di igiene urbana. La realizzazione dell'indagine è un passo molto importante per il raggiungimento di un sistema di verifiche e controlli teso all'ottimizzazione dei servizi. Inoltre, la collaborazione dei cittadini è una condizione imprescindibile per avere una città pulita e per ottenere una collaborazione è essenziale che i cittadini siano soddisfatti dei servizi e che si riesca a dialogare con loro. Per migliorare la pulizia delle strade e la pratica della raccolta differenziata dei rifiuti, è importante conoscere quali sono i problemi e i suggerimenti dei cittadini. Sulla base dei giudizi e dei suggerimenti rilevati, si potranno rendere i servizi più aderenti alle esigenze degli utenti e la gestione il più trasparente possibile. Lo scopo quindi è quello di valutare la capacità dei servizi erogati dal soggetto gestore, di corrispondere ai bisogni e alle aspettative della comunità a cui sono destinati e di identificare i servizi e i fattori in cui vi è maggiore o minore criticità secondo la percezione soggettiva dei cittadini e degli utenti. La realizzazione dell'indagine è un passo importante da attuare prima della scadenza del mandato CORE, che certamente può aiutare l'amministrazione nell'individuazione del nuovo indirizzo politico in tema della gestione dei rifiuti. La ratio di questo ordine del giorno si ritrova anche nella mozione di Gianvecchio, che chiedeva un servizio di smartphone mediante applicazione per comunicare direttamente con l'amministrazione comunale per invio di segnalazioni. E anche della consigliera Franciosi, che vado a recuperare. Vabbè, è la numero uno, eccola qua. Non la trovo, eccola qui. Relativa all'adesione del servizio gratuito decoro urbano. Grazie alla consigliera Tita Ferrante. Su questo ordine del giorno è possibile intervenire un oratore per gruppo. Prego. Se non ci sono interventi lo mettiamo in votazione. No, ha chiesto la parola il gruppo PD col consigliere Romaniello. Prego. Sì, allora. Un attimo solo. Grazie Presidente, riprendo l'ordine del giorno. Ecco, giusto per capire, qua si dice realizzare un'indagine sulla qualità percepita dei servizi di igiene urbana. Però non specifica sostanzialmente la modalità dell'indagine, cioè perché comunque, ecco, perché poi voglio dire, l'amministrazione comunale ha già degli strumenti in dotazione, che sono appunto le segnalazioni che vengono fatte all'URP per capire sostanzialmente come la popolazione reagisce rispetto a quelle che sono le situazioni della qualità, insomma, ecco. Quindi io non so se questa indagine come deve essere fatta, se eventualmente ha un costo piuttosto che come deve essere organizzata. E quindi francamente io se vuole magari dettagliare meglio questa richiesta. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi, prego. Grazie mille. Velocemente, per rispondere al consigliere Romaniello, le modalità le ha facilmente identificate la consigliera Tita Ferrante
facendo riferimento alle due mozioni, mia e del consigliere Gianvecchio, che giacciono da ormai quasi un anno e che riguardano la possibilità del Comune di Sesto San Giovanni di dotarsi di un'applicazione gratuita. Le consiglio, visto che ha il computer acceso, vada a vedere che cos'è Decoro Urbano. È un'applicazione gratuita che chi ha lo smartphone può fare una segnalazione e questa segnalazione in automatico viene spedita al server del servizio Decoro Urbano, al quale è collegato anche il Comune. Il metodo è questo: se voi ne avete un altro, può essere questo, no? Visto che si faceva delle domande, visto che non facciamo mai proposte, visto tutto il pippottone che ci ha fatto prima, perché ormai ci sta pontificando da settimane, allora le soluzioni gliele ha identificate la consigliera Titta Ferrante nel suo intervento. Grazie. Grazie al consigliere. La consigliera Franciosi ha chiesto la parola. Il consigliere Capori, prego. Sì, grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Per così commentare l'intervento del consigliere Romanello, anch'io direi che la spiegazione è indicata nei riferimenti fatti dalla consigliera Titta Ferrante, ma soprattutto si tratta di un ordine del giorno, quindi chiediamo che venga dato un indirizzo all'amministrazione comunale. Ecco, io penso che più sul metodo ci si debba concentrare sul contenuto, cioè sulla sostanza di questo ordine del giorno. Alcuni consiglieri della maggioranza hanno fatto riferimento prima a un concetto molto importante e caro a tutti noi, che è quello della partecipazione. Beh, io credo che non ci si possa limitare su un tema così importante quale quella della raccolta di rifiuti urbana, visto che andiamo incontro ad un periodo dove veniamo da un periodo di proroghe continue. Non ci si debba limitare soltanto lasciando spazio all'ufficio delle relazioni con il pubblico, perché credo che invece il cittadino debba essere investito se si vuole parlare di partecipazione attiva. Quindi io credo che questo ordine del giorno presentato dal nostro gruppo rappresenti da un lato una modalità di dialogo con la città e un modo per rendere attiva la partecipazione dei cittadini, ma dall'altra ovviamente in tema di future scelte politiche da parte dell'amministrazione possa dare dei risultati e degli esiti importantissimi nella stesura di quello che sarà l'indirizzo politico e la progettualità su questo tema da parte proprio della maggioranza e dell'amministrazione comunale. Quindi credo che questo ordine del giorno vada incontro alle esigenze della città e vada incontro alle esigenze di una buona politica per poter attuare in futuro dei buoni bandi e delle buone risposte a questo tema importante come quello dei rifiuti urbani. Grazie al consigliere Capone. Ha chiesto la parola il consigliere Di Stefano per il gruppo PDL. Prego. Sì, grazie Presidente. Questo ordine del giorno secondo me è anche per la maggioranza è interessante che venga approvato, per il semplice fatto che la delibera di per sé indica quelli che sono nel piano finanziario i costi totali dei servizi, definisce tutto l'elenco dei servizi ma manca la sostanza, nel senso che manca il ritorno, la misurazione qualitativa, la percezione che hanno i cittadini. Nelle aziende private viene fatto anche come consuetudine uno studio di questo tipo e serve innanzitutto all'azienda, in questo caso all'amministrazione comunale, chi ha la maggioranza, perché da un lato c'è una partecipazione, un coinvolgimento da parte dell'utente, dei cittadini che forniscono un dato indicativo importante che serve a voi stessi, all'amministrazione stessa per percepire come il denaro viene speso sul territorio, se ci sono dei coefficienti di miglioramento e come poter affrontare il problema. Vi può dare una mano anche dal punto di vista delle scelte politiche da attuare, altrimenti è un piano finanziario con un elenco di attività da svolgere, ma non avete neanche voi la percezione della qualità, cosa che invece i cittadini hanno. Ritorno un attimo sull'argomento dell'applicazione per smartphone, in quanto anche nel precedente mandato con l'assessore Amato io l'avevo proposto, che è il WeDo Decoro Urbano 2.0, che è completamente gratuito, basta che il Comune si metta in contatto con la società
che sviluppa questo software viene aperto, diciamo, perché già realizzato, viene inserito il comune di Sesto San Giovanni all'interno dell'applicazione e tutti i cittadini che girano per il territorio con lo smartphone fanno una fotografia, il GPS rileva la posizione e automaticamente sul tools del comune appare la buca piuttosto che la segnalazione fatta dal cittadino. Certo però che i comuni che lo applicano sono soggetti a una valutazione, una misurazione da parte dei cittadini. Se poi voi non volete essere controllati dai cittadini è un problema vostro. Grazie. Ha chiesto la parola consigliere Foggetto, Federazione della Sinistra, prego. Sì, grazie. No, io non vorrei intervenire in gamba tesa in questo momento su questo dibattito. L'unica cosa è, adesso non riesco, perché io lo smartphone, si parlava di smartphone, lo so usare solo per mandare i messaggi, e non riesco a trovare, che nonostante la mia giovane età, non riesco a trovare la data di quando è stata fatta, ma che io sappia un'analisi di customer satisfaction è stata fatta di recente, adesso nel 2011, mi dicono qua davanti, febbraio 2011. La cosa però che aggiungo è una questione più logica, quindi, che siccome in commissione stessa si diceva che da qui a poco si andrà comunque a sbrigliare questa situazione di limbo nella quale siamo in questo momento, forse è il caso di una proposta del genere di farla a chi sarà il prossimo gestore o chi si occuperà di questa cosa più avanti, da qui in avanti. Grazie. Grazie. Ha chiesto la parola il gruppo Verso Sesto e consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. In parte quello che volevo dire ricalca un po' quello che diceva adesso il consigliere Foggetto, nel senso che ricordavo anch'io che sul sito del Core era presente un'indagine fatta qualche anno fa di customer satisfaction. Trovo che sia una cosa interessante questo ordine del giorno. Trovo che sia interessante però che sia, diciamo, in concomitanza, visto che è un ordine del giorno e quindi collegato a una delibera, collegato a una delibera sbagliata, nel senso che, come si è detto adesso, l'hanno detto in tanti, stiamo per approvare l'anno prossimo, probabilmente, si spera, si arrivi ad approvare, a fare il nuovo bando, l'anno prossimo si concluderà un percorso che è già cominciato, che è stato fatto con maggioranza e opposizione per stabilire effettivamente, per accogliere le proposte di tutti i gruppi in termini di riciclo, di igiene urbana, e sappiamo che molto, più di un gruppo tiene fortemente a questi argomenti, e quindi farlo in questo momento, quando ancora non si è deciso, non si sono tracciate per intero le linee di quelle che sarà il bando, chiedere ai cittadini in anticipo qualcosa che probabilmente stiamo ancora costruendo, sinceramente lo vedo poco utile. Sicuramente, qualora anche quest'ordine del giorno dovesse essere approvato, io spero che non costi nulla ai cittadini, perché far pagare adesso un'indagine quando si fa il bando per fare un bando l'anno prossimo sembra una cosa folle. Quindi spero che questa cosa, anche qualora dovesse venire approvata, spero che non si sia pensato di farla spendendo dei soldi, perché sarebbe veramente folle. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Gruppo misto, consigliere Landucci, prego. Grazie, io non avrei voluto intervenire, ma devo dire che sono portata per i capelli, cioè è proprio ora che bisogna fare un'indagine per capire dove sono scontenti i cittadini, perché voi pensate di essere in grado di costruire il bando a prescindere dalle criticità rilevate dai cittadini, e se poi il bando è sbagliato e l'appalto risulta poco efficace ed efficiente, chi meglio dei cittadini ci può dire cosa non va bene nel servizio di oggi e quindi cosa dobbiamo cambiare nel bando per il servizio di domani? Cioè non può essere un'indagine ex post, perché quando abbiamo affidato per 5 anni, non so quanto sia, 3-5 anni, un appalto, non possiamo più cambiarlo. Ci viene il sospetto che non vogliate essere controllati, che non vogliate l'indagine. L'indagine va fatta ora, perché ora ha senso.
quando dobbiamo capire come costruire il bando. Davvero pensiamo che i nostri funzionari abbiano un cervello tale da avere sicuramente ragione, da sapere benissimo come fare il bando, senza bisogno di interpellare quei poverini, no? Perché devo dire che questo mi fa venire in mente quello che ho pensato nei giorni scorsi, in momenti diversi. Prima, quando ho letto così l'attività ludica del taglio dell'erba con fotografie allegate, e poi quando mi sono trovata in una cosa che non c'entra direttamente col comune, all'assemblea della BCC per approvare il bilancio. Cioè che l'idea che ha la nomenclatura di Sesto, dovunque sia incistata, amministrazione comunale, il CDA della banca e probabilmente molti altri, ha una visione della città come di un grande asilo infantile in cui i cittadini bambini devono avere dei giochi belli, molto anche famoso, come dire, le associazioni, le cose e poi le attività, e perché c'era il sabato, addirittura quel sabato della BCC, alla fine l'ex sindaco Oldrini ha postato un elenco di attività di quel giorno a Sesto, e il campo GEAS, e poi un incontro con la figlia di non mi ricordo chi, di Che Guevara al MIL, e poi un'altra attività della sera, e dice guarda, in questa città non succede nulla. No, succedono molte cose. Praticamente i cittadini, secondo l'antico sistema dei Romani, hanno panem et circenses, e chi comanda, cioè le maestre, amministrano. E quello che avete detto voi, ma stupisce che lo dica un rappresentante della sinistra, no? Cioè Foggetta dice adesso noi abbiamo quello vecchio, aspettiamo il bando nuovo che faranno gli uffici, le maestre ci diranno come i cittadini devono comportarsi, e poi magari chiederemo dopo, ex post, se va bene. Ma chiederlo prima, metti che i cittadini dicano qualcosa che a noi non ci piace, metti che chiedano qualcosa che proprio non va d'accordo con quello che abbiamo nella mente noi. Potremmo mai modificare un bando seguendo la volontà dei cittadini e non guidandola, come fanno le maestre? Perché le maestre guidano i bambini, perché devono imparare. Ecco, noi siamo, come dire, abbiamo questa mentalità. Noi lavoriamo, voi avete le tante attività, le organizzazioni in cui siamo molto bravi a gestire, ma lasciate stare il manovratore. Il manovratore decide. Adesso il manovratore sta pensando per fare il bando, sono 2 anni e mezzo che sta pensando, è una pensata complicata evidentemente, sia mai che i cittadini diano una mano. Non chiediamogli niente, perché potrebbe essere pericoloso. Metti che poi si accorgono che loro dicono che gli piacerebbe una cosa e questi fanno il contrario. E magari non sono contenti i cittadini. Invece se i cittadini non dicono niente, pazienza. Quindi io non capisco qual è il motivo per cui oggi, proprio mentre stiamo preparando il bando, è il momento in cui bisogna valutare il servizio, per capire dove fino adesso gli uffici hanno sbagliato. Perché siccome la città non va bene come pulizia, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Allora non potremmo chiedere... Grazie, consigliere Landucci, deve concludere. Sì, certo. Non potremmo chiedere ai cittadini cos'è che non funziona e magari poi dar loro retta, visto che sono loro che pagano il 100% del costo. E quindi magari sarebbe meglio. Grazie alla consigliera Landucci. Ha chiesto la parola per il gruppo Giovani Se Stessi la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente. Ma io trovo questo ordine del giorno molto interessante, anche perché nella fattispecie viene detto di chiedere ai cittadini i punti di maggiore o minore criticità secondo la percezione soggettiva degli utenti. Allora, prima il consigliere Romaniello citava l'URP. L'URP però è uno strumento, devo dire, anche molto, molto efficace, ed è una di quelle cose che risponde molto più rapidamente alle esigenze dei cittadini,
ma dove tu non è che telefoni e quello è uno psicologo a cui tu gli racconti se ti piace o non ti piace il servizio di igiene urbana. Tu chiami l'URP per dirgli: guardi che stamattina sotto casa mia non hanno raccolto i cartoni. Allora la signora dell'URP chiama la Core e gli dice di andare a raccogliere i cartoni, perché se questi poveracci dovessero sentirsi tutte le criticità o i plausi dell'amministrazione, probabilmente non sarebbe più l'URP ma sarebbe un centro di assistenza sociale. Non ci trovo niente di male, visto che prima citavamo il fatto di tornare in commissione e di mettere sul tavolo le proposte, le idee. Cioè, noi tutto sommato rappresentiamo dei cittadini che ci hanno votato per stare qui. Quale strumento migliore di chiedere direttamente a loro e di farci aiutare? Perché sicuramente magari noi possiamo avere uno, due, tre punti da mettere sul tavolo, invece consultando i cittadini magari ne vengono fuori 10. E magari il servizio che poi andremo a dare con il nuovo bando sarà decisamente migliore o andrà a rispondere di più alle esigenze dei cittadini. Quindi non capisco perché dovremmo farlo dopo. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Ultimo gruppo consigliare, consigliere Nossa per Sinistra Ecologia e Libertà. Prego. Sì, grazie. Io non sono stato tirato dentro per i capelli perché si vede chiaramente che è impossibile, però qualcosa la dico anch'io. Innanzitutto sono dell'opinione che un realizzare un'indagine sulla qualità la si può fare a posteriori, dopo che sia partito qualcosa. Questa è una mia impressione. Prima si può fare un'analisi di come vorremmo il servizio, che è un altro tipo di cosa. E come vorremmo il servizio, forse può essere utile il passaggio tramite il decoro urbano. Io la vedo in questo modo. Tanto è vero, e mi scuso pubblicamente, che anch'io ho presentato una mozione molto simile a quella presentata, mi sembra, dal consigliere Cremonesi sul decoro urbano, e l'ho ritirata, giustamente, perché anch'io credo in questo strumento, uno strumento economico, elastico, che porta un dato statistico. E da quel dato statistico, secondo me, si possono percorrere e ripercorrere le mancanze o le difficoltà che ci sono in un certo servizio, in fattispecie servizi di pulizia della città. Quindi io trovo la customer satisfaction, che è stata fatta, ripeto, nel febbraio 2011 da un'azienda che si chiama ISPO, quindi abbastanza anche famosa e indipendente, che per giunta ha detto anche che la città era a metà degli intervistati pulita e per l'altra metà abbastanza sporca o sporca, quindi non è che ne è uscito bene, diciamo, il Core come 50, poi ne è uscito male sull'altro terzo, sugli altri due terzi. Ma il problema, il problema è che certi strumenti che sono alla portata di tutti oggi possono contribuire a snellire certi lavori e aiutare anche la formalizzazione di futuri bandi, o se non i futuri bandi, sicuramente nel limare e nel fare meglio ciò che è in corso d'opera, perché magari si nota che una città si sporca di più alle 9 di mattina e in realtà la pulizia viene fatta alle 8, ecco. Cioè, sono piccolissime cose, però cercare di capire questo, e il contributo del cittadino tramite strumenti, diciamo, flessibili, agili e soprattutto economici e che lasciano traccia, secondo me è fondamentale. Quindi, oltre che interpellarli e rendere utile il cittadino, rendere utile nel senso che partecipa alla discussione e alla messa in opera di qualcosa, è anche uno strumento sicuramente economico ed utile. Questo è il mio parere. Poi, per quanto riguarda altre cose dette prima di me, dette anche correttamente, io ho trovato la commissione forse una come dire, una delle ultime a cui ho partecipato in cui è effettivamente uscito un profilo tecnico, quindi domande tecniche, risposte tecniche che hanno messo a conoscenza i commissari, e di conseguenza se i commissari tramandano correttamente ai cittadini ciò che hanno appreso in quella commissione, c'è un tantan di risposte per cercare di capire come funzionano certi meccanismi dell'igiene urbana. Quindi l'ho trovata corretta e anche, come dire, pacata. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Non posso dare la parola alla consigliera Titta Ferrante, che l'ha chiesto, perché il suo gruppo ha già parlato. Grazie.
Se non ci sono interventi, se c'è qualcuno. Allora, a chiusura, la parola al sindaco. Prego. Allora, io non c'ero in commissione, quindi non so come è andata la discussione, ovviamente, ed era naturale che il dibattito anche questa sera, più che nel merito della delibera, entrasse nel merito della qualità del servizio e di come andremo poi a governare il futuro a breve dell'igiene urbana. Io ho l'impressione che si sia fatta un poco di confusione, anche se è legittimata dalla delicatezza del tema, perché nell'ordine del giorno che viene presentato si chiede uno strumento di governo della qualità del servizio che solitamente viene utilizzato per la gestione dei servizi. Infatti si fa riferimento al gestore, quindi chiedo al gestore attuale. E siamo in un momento di passaggio, come è stato detto, e credo sia stato detto anche, mi è stato confermato in commissione consigliare, che entro settembre verrà deciso se andare a gara o se fare un affidamento diretto, e comunque in ogni caso andremo al superamento della gestione del CORE. Allora, il che non vuol dire ovviamente che non faremo mai una indagine di qualità, perché quello è lo strumento principale per poter capire qual è il gradimento dei servizi. Fare un'indagine di qualità in questo momento e farla fare al CORE vuol dire spendere dei soldi un po', come dire, in anticipo, che sarebbe meglio invece investire con non appena abbiamo assunto la decisione a chi dovrà andare il servizio. Altra cosa quindi rispetto a come costruire un bando attraverso una, se non ho capito male, un'indagine di quello che i cittadini vorrebbero, dove però allora all'interno c'è: vuoi l'umido o non vuoi l'umido, vuoi la lancia o non vuoi la lancia. Non è vuoi più pulito, vuoi meno pulito, ovviamente, perché voglio più pulito. Di solito noi non ci sottraiamo ovviamente al confronto con i cittadini, tanto che sono gli stessi cittadini che ci vengono a cercare, non dico quotidianamente, ma quasi ogni ora, anche attraverso le mail e tutte le segnalazioni. Abbiamo dei cittadini molto, molto attenti e puntuali che ci segnalano il disfunzionamento laddove c'è, quando c'è, anche quando invece viene fatto in modo puntuale e immediato l'intervento. Quindi non ritengo inutile l'ordine del giorno, lo ritengo, come dire, un attimo in anticipo sui tempi rispetto a una decisione che dovremo prendere entro settembre, che conseguentemente andrà per forza inserito come un obbligo, che però sarà in carico a chi gestirà il servizio come indagine di qualità per andare a monitorare il funzionamento, esattamente come i controlli non sono mai gratuiti, perché hanno dei costi se sono fatti seriamente. Altra questione è l'utilizzo dell'applicazione, però sono due cose diverse, sono due argomenti differenti. L'utilizzo dell'applicazione adesso mi pare sia anche oggetto di una mozione che dovrà essere discussa prossimamente su quello, però sono due argomenti completamente differenti, ecco, giusto. E per cortesia però adesso non credo che interessi un dibattito fra me e lei, magari lo possiamo fare siccome l'applicazione sono andata a vederla per pensando che venisse discusso a suo tempo la mozione, e quando sarà il momento la discuteremo, ma è altra cosa rispetto a quello che viene chiesto in questo ordine del giorno. Solo per maggior precisione, quello che in questo momento è in corso non è una prorogatio, ma perché non si potrebbe, ma è un ordine di proseguimento di un servizio che è indispensabile a termini di legge. Certo, abbiamo avuto un rallentamento anche a seguito di quello che è successo, eravamo pronti ad uscire con la gara. Chiaramente le notizie che sono uscite ci hanno molto preoccupato, perché non avevamo capito fino a che livello di inquinamento fosse, di inquinamento ambientale non igienico, intendo dire, fosse il mercato degli appalti. Certo, questa cosa ci ha, secondo noi, in modo prudenziale, rallentato, motivo per cui, ripeto, l'impegno che è stato detto in commissione, cioè che entro settembre si andrà a gara o affidamento diretto, ha tenuto conto ovviamente di un contesto che nel frattempo era mutato e vicino a noi.
Grazie. Allora a questo punto mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Quindi prego la regia di inizio votazione. Grazie. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari 12, astenuti nessuno, favorevoli 9. Il Consiglio non approva. Si vede la torta con i voti? La torta con i voti? Di Stefano, c'è il microfono acceso? No, è la ditta Ferrante. Penso che sia per l'ordine del giorno. Erroneamente ho digitato male, dovevo digitare nome. Ho sbagliato a digitare, ecco, anziché votare no, ho votato sì. Grazie. Quindi il suo voto è no? Il mio voto è no, sì. Grazie. Allora, consigliere Gianvecchio, gli do la parola per fare una dichiarazione di quello che ha votato. Prego. Di quello che vuol votare? Grazie Presidente. Mi sembrava essere stato già chiaro. Erroneamente ho digitato sì anziché votare no. Pertanto il mio voto è no. Grazie. Adesso passiamo alla dichiarazione di voto con il gruppo Giovani Sestesi con la consigliera Iosa. Prego, sulla delibera la dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Allora il nostro sarà un voto di astensione motivato dal fatto che questo piano finanziario è uguale a quello dello scorso anno. Ma non parlo dei numeri, ma del fatto che delle istanze che comunque sono state presentate sia nello scorso Consiglio Comunale che nella Commissione non è stata presa in considerazione. Noi riteniamo che non si è bravi perché non si aumentano le tasse, ma il poco o il tanto è direttamente o inversamente proporzionale a quello che ricevo in cambio. Tanto è vero che l'anno scorso, quando c'è stato lo spauracchio della mazzata che doveva venirci sulla testa per la tassa dei rifiuti, tutta la gente era spaventata e ci chiedeva: ma l'aumenterete? Quanto l'aumenterete? Che cosa succederà? E noi alla fine abbiamo detto: no, la tassa non è stata aumentata, guarda bene quello che hai pagato l'anno scorso, guarda bene quello che pagherai quest'anno, non ci sono stati aumenti. La risposta non è stato un plauso verso la scelta che l'amministrazione ha fatto, le risposte quasi sempre erano: ci mancherebbe altro. Con quello che abbiamo in giro ci mancherebbe altro che l'alzaste. Quindi, secondo me, il poco il tanto è proporzionato poi a quello che noi riceviamo in cambio. Per questo motivo il nostro voto sarà di astensione. Grazie. Gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta, prego. Sì, favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, noi siamo favorevoli, grazie. Grazie. Gruppo misto, la consigliera Landucci. Sì, grazie. No, io mi astengo, ma perché non tanto perché la delibera è una delibera cioè una delibera tecnica pura e semplice e non arriva alla soluzione al cuore del problema. Però devo dire che sono molto dispiaciuta della bocciatura del precedente ordine del giorno, perché va veramente contro tutto quello che diceva prima anche il consigliere Romaniello. Cioè, cosa vuol dire che noi dobbiamo partecipare e confrontarci? Cioè, non vorrei che il confronto fosse: voi ci fate le proposte e noi alla fine vi diciamo di sì, perché ogni volta che viene da questa parte una proposta, e questa mi pareva veramente una proposta del tutto priva di polemica politica, semplicemente un'indagine conoscitiva, è stato detto di no semplicemente perché veniva dalla parte dell'opposizione. Cioè, è una, come dire, un concetto di partecipazione che
ci può convincere sempre di più sul fatto che voi, per voi partecipazione vuol dire venire dalla vostra parte, accettare le vostre proposte, perché voi non accettate neanche delle proposte del tutto neutrali, che sono semplicemente una richiesta ai cittadini. Per quanto poi l'app funzioni, in ogni caso è evidente a tutti che il servizio non sta funzionando e sta funzionando male. Quindi forse è il caso di chiedere, era il caso di chiedere ai cittadini. Cioè il no da cosa è stato motivato? Semplicemente dal fatto che non l'avete proposto voi. Perché se fosse venuto in mente a uno di voi di fare una cosa del genere, avreste approvato, tant'è vero che, devo dire, povero Gianvecchio non aveva neanche capito, perché dice, come si, perché dire di no a una cosa del genere? Poi si è accorto che aveva votato no, dice, cavolo, ho sbagliato, allora, cioè, credevo che fosse normale votare sì, invece ho votato no. Cioè, perché uno deve votare no a una cosa del genere? Che senso ha? Che senso ha votare contro un'applicazione gratuita a cui i cittadini possono fare riferimento? Ma no, era un modo, ma certo, ma devo dire che sia la consigliera Tita Ferrante prima, sia la consigliera Franciosi, sia la consigliera Tita Ferrante prima, sia la consigliera Franciosi dopo e il consigliere Di Stefano hanno detto che quello era il sistema. Mi pare che fosse evidente a tutti. Tanto è vero che l'ha detto anche il sindaco. L'ha detto anche il sindaco che era così. Ha detto che questo si potrà fare tranquillamente dopo il nuovo appalto. Cioè aveva capito così anche il sindaco. Rivolta, spieghi al sindaco che aveva capito male. Rivolta, spieghi. Per cortesia, allora, consigliere Rivolta. Consigliere Randucci, finisca il suo intervento. No, ma io lo finisco sì, però non si può essere interrotto in maniera così. Consigliere Rivolta, per cortesia. Grazie. Consigliere Rivolta, grazie. Allora, evidentemente anche il sindaco non ha capito. Perché nell'intervento del sindaco si è parlato a lungo di questa app. Evidentemente anche il sindaco stavolta non ha capito, come non abbiamo capito noi. Perché è chiaro che era questo, tutti i consiglieri lo hanno specificato, parlando anche delle mozioni che da tempo sono depositate dallo stesso Gianvecchio, tra l'altro, il quale per questo ha votato sì, perché dice veramente l'avevo chiesto io in una mozione. Per cui, poveretto, l'avete fatto anche contraddire con se stesso. Ma, no? Cioè, ma uno fa tutto, per carità, pur di avere il vice sindaco e una presenza in commissione, a cosa non siamo disposti a fare nella vita, no? Cioè, ognuno ha il suo prezzo, qui sono molto bassi i prezzi, siamo a livello di saldo molto rapidamente. È chiaro che in questo momento noi, non è una prorogazio, ma si chiama un ordine coattivo di proseguimento del servizio. Si chiama non siamo capaci di fare un appalto nuovo e non sappiamo cosa fare. Allora, per fortuna, essendo un servizio indispensabile, non si può interrompere. Ma continuiamo ad andare avanti sperando che Dio ce la mandi buona. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie, consigliere Cremonesi, prego. È innegabile che il nostro obiettivo è quello di contribuire a fare e continuare a fare delle proposte per un miglioramento del servizio, perché comunque sapete tutti quanto ci teniamo noi a questo argomento e soprattutto alla campagna Rifiuti Zero. Noi facciamo un passo alla volta. Adesso, prima vediamo le tariffe, poi quando sarà il momento vedremo il bando per l'igiene urbana. Per quanto riguarda questa delibera tecnica, il nostro sarà un voto di astensione. Grazie. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano, prego. Sì, grazie Presidente. Guardi, nonostante la delibera sia tecnica, mancano i presupposti proprio per sostenerla, in quanto li abbiamo visti. Da un lato non avete accolto l'ordine del giorno da noi presentato per introdurre una misurazione qualitativa del servizio. Dall'altro ci dite che il costo sarà superiore agli 11 milioni di euro, ma non sappiamo assolutamente le tariffe. Mi preservo di fare una valutazione più approfondita laddove ci sarà la delibera per quanto riguarda la tariffazione, il bando di igiene urbana,
ma allo stato attuale il nostro voto è di astensione. Grazie. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere Gianvecchio, prego. Sì, grazie Presidente. Niente, mi sono sentito tirato in causa dalla mozione che ho presentato, ma la mozione che ho presentato aveva un altro scopo, aveva quello bensì di segnalare quelle che sono i disagi che il cittadino trova, ma bensì l'applicazione era molto più ampia. Si riferiva a un pronto intervento, una segnalazione tempestiva al comune per eventuali buche, per eventuali tagli d'erba non fatti, per eventuali necessità che il cittadino potesse avere, e in più era molto più ampia perché riguardava anche il servizio anagrafe sopra per la quale si poteva tempestivamente, in tempo reale, conoscere quanta gente c'era in fila e quanta si poteva restare. Però ciò non toglie che comunque la cosa è positiva, però siamo in scadenza, in rinnovo di bando di concorso, pertanto non mi sembra opportuno. La mia mozione, comunque, ribadisco, aveva tutto un altro scopo. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere Gianvecchio, gruppo Sesto nel cuore. Grazie Presidente, ma la dichiarazione di voto del collega mi lascia un po' perplesso, perché ha parlato dell'ordine del giorno collegandolo col voto favorevole. Su tagli d'erba stia tranquillo che c'è la giunta che va in città a tagliare l'erba quando occorre, su questo quindi non abbia problemi nel creare una mozione sul tema. A parte la battuta che ci sta tutta, stasera direi che avete dimostrato ancora una volta, ahimè, di avere una miopia politica molto molto elevata, anche perché noi confidavamo in una analisi da parte vostra, senza pregiudizi, nel mero interesse della città, ma soprattutto che ci fosse la volontà di analizzare il contenuto. Tra l'altro il sindaco è caduto in netta contraddizione, perché ha dato per buona il contenuto di questa mozione, che non c'è un elemento temporale di riferimento. Quindi l'indirizzo politico è di indirizzo politico, non dice di applicarlo domani, è indirizzo politico. Quindi quando il sindaco dice faremo queste verifiche, ci sta a settembre, a parte che i tempi della burocrazia, i tempi delle vostre decisioni li conosciamo, ma siamo a fine maggio. Quindi un elemento di valutazione di questa mozione sulla base della creazione del sindaco evidenzia tutte le vostre contraddizioni, e questo mette in luce ancora una volta i pregiudizi, i timori di fare la brutta figura, perché qualche idea buona proviene anche da noi della banca e della minoranza. Ma ormai noi ci siamo anche un po' abituati, quindi una volta magari mi arrabbiavo di più, ne facevo una questione anche di principio personale. Oggi purtroppo prendo atto che c'è un arroccamento da parte della maggioranza che impedisce alla città un decollo pieno, che la tiene immobile, che continua a fare restare la città in un pantano. Questa mozione mirava soltanto a migliorare l'elemento partecipativo di dialogo con la città. A parte che sul profilo dei costi, sindaco, le abbiamo dimostrato, come l'hanno detto, che c'era la possibilità di averlo anche come elemento gratuito. Ma sono ben curioso di vedere come sarà votata la sua mozione, consigliere Gianvecchio, perché anche la sua non c'è un elemento temporale di riferimento, è una mozione di indirizzo politico. Per quanto riguarda la delibera, noi siamo responsabili, non vogliamo fare battaglie di pregiudizio, battaglie contro qualcuno, contro qualcosa, ma vogliamo fare delle battaglie per qualcosa, per migliorare la città. È evidente che la delibera tecnica copre una mancanza strutturale di progettualità, di indirizzo, di qualsiasi strategia da parte di un'amministrazione che rinvia completamente un argomento tanto delicato come quello dei rifiuti urbani, ma la città, il degrado della città è sotto gli occhi di tutti, lo possiamo vedere, basta girare. La città si lamenta, i cittadini si lamentano. La responsabilità è pienamente vostra, ma pienamente vostra anche perché siete incapaci di cogliere quelle opportunità che le forze politiche vi offrono, perché comunque noi rappresentiamo una parte importante della città, e quindi credo che come forze politiche meritavamo una maggiore attenzione, visto che ci siamo posti su un argomento neutro e non politico, perché la mozione era un argomento neutro. Il nostro sarà un voto di astensione. Grazie. Gruppo Partito Democratico, consigliere Rivolta, prego. Grazie Presidente, buonasera. Ma io credo che bisogna fare un po' di ordine. Allora, siccome è stato detto
dalla consigliera Landucci che noi stiamo votando una delibera falsa, a un certo punto addirittura è stato detto, consigliera Landucci, a lei le parole sfuggono, poi rimangono a verbale e lo vedremo quando voteremo i verbali, e che non serve, che è una delibera tecnica. E tra l'altro ho detto anche una cosa che voglio chiarire, perché è giusto che sia chiarito, che non credo che si possa dire che in cambio di gestore i lavoratori rischiano di perdere il posto. Questo vuol dire che nonostante lei è in Consiglio Comunale da 12 anni, non sa alcune cose. No, non sa alcune cose, cita delle cose che lei non conosce. C'è una questione legata ai servizi pubblici, chi subentra ha l'obbligo di farsi carico dei lavoratori in questo caso, per cui occhio a dire delle cose, perché queste cose mettono in allarme chi lavora nei servizi pubblici. Non è possibile, quindi è meglio evitare di dire queste cose. La delibera non è tecnica, perché il 2014 è in corso e quindi bisogna votare un piano finanziario, quindi non è una roba farlocca. Lei evidentemente non ha letto né la delibera né l'ordine del giorno. Pace, è venuta qui con questa convinzione di dire che tutto è sempre sbagliato, va bene, prendiamo atto oramai del suo cinismo distruttivo, ne conosciamo ampiamente tutti gli sfondi e tutte le dimensioni, ce ne facciamo una ragione, ascolteremo per ancora 3 anni questo genere di interventi. Sull'ordine del giorno, se mi dà... Consigliera Tita Ferrante, sto parlando bene del suo ordine del giorno. Possiamo ascoltare in silenzio senza interrompere, grazie. C'è un problema in questo ordine del giorno, scusate però, perché no... c'è... non è chiaro fino in fondo, e questa è la ragione per cui... No, va bene. Io vi faccio una proposta, siccome la proposta ha un senso... Io faccio una proposta, siccome la proposta ha un senso, però bisogna capire, perché qui non si parla... No, siccome per prima mi ha richiamato perché interrompevo... Consigliere Landucci, prima si è lamentata... Consigliere Landucci, uno pari, adesso parlo. Facciamo così, uno pari, palla al centro, adesso però parlo. Vado avanti. Siccome, allora, io capisco e mi sembra... Però, in realtà, gli ordini del giorno di questo tipo, se vogliono essere condivisi e portati tutti insieme, ve lo ridiciamo, è il caso che si portino o in commissione o quantomeno si facciano avere prima, perché qui si parla delle app, in questo ordine del giorno non si parla, che sia chiaro al pubblico, qui non si parla di app, ok? Non c'è la parola app, è stata usata, è stato detto alcune cose sulle app, ma qui di app non si parla, quindi se questo ordine del giorno ha il senso di votare le app o le parole hanno un senso e quelle scritte, verba volant scritta, consigliera Landucci, va davanti lei, oppure qui di app non si parla, sono due cose diverse. Allora invece è giusta la parte che dice, prima di fare un appalto cerchiamo di capire quali sono le necessità da soddisfare, quali sono i punti di difficoltà. Ma qui si chiede un'indagine, scusate, probabilmente è un errore, quindi si poteva correggere, forse bisognava chiedere la sospensione. Perché gli ordini del giorno portati così sono un problema? Perché siccome è rilasciato un solo intervento a gruppo, non c'è la possibilità di interloquire e di chiedere delle variazioni, se non interrompendo il Consiglio Comunale. Qui si parla di indagine, scopo è di valutare la capacità dei servizi erogata dal soggetto gestore. Ok? Ma siccome il soggetto gestore, innanzitutto, come dire, tutti abbiamo l'idea che il soggetto gestore in questo momento non sta gestendo in maniera, come dire, soddisfacente il servizio, l'indagine sul soggetto gestore non ci interessa, ci interessa casomai un'indagine che dica che cosa può... No, sul soggetto gestore, non c'è sui servizi erogati, uè! Corrispondente bisogno alle aspettative della comunità. Allora, non era chiaro, siamo un po' stupidi. Secondo me la strada è un'altra. Io vi propongo, oramai abbiamo votato contro, vi propongo di riprendere questo tema in una prossima commissione consigliare, di riuscire a capire se riusciamo a scrivere insieme un ordine del giorno e al primo consiglio comunale su in cui si disputano le mozioni, si porta una mozione di questo tipo. Perché così, onestamente, non è quello che avete detto. La consigliera Landucci non l'ha neanche letto, ha farneticato delle cose che non c'entrano niente. L'app qui non c'è. L'app può essere un alimento arricchente di questo ordine del giorno? Perfetto, ce lo mettiamo. Però qui non c'è l'app. Non c'è, non si parla di app. Non si può dire che questo ordine del giorno...
ho capito, ma si... No, la consigliera... Io non sto rispondendo a lei, consigliere Caponi, sto rispondendo alla consigliera Landucci che dice, tra l'altro, era gratuito perché l'app è gratuita. Ma qui di app non si parla. Cioè, scusatemi, in realtà... Allora, per cortesia, comunque, deve concludere, prego. Io... Sì, sono passato... Per cortesia. Beh, c'è stata anche la sua interruzione. Cioè, evidentemente nel momento non in cui ancora, si cerca... Non... Evidentemente nel momento in cui si cerca di costruire un'interlocuzione la consigliera Landucci non interessa, quindi chiudo qui la proposta, la riporteremo in commissione. Buonasera, noi votiamo a favore della delibera. Grazie consigliere Rivolta, quindi sottopongo un attimo di attenzione, grazie, per cortesia, sottopongo a votazione la delibera numero 1 dell'ordine del giorno. Inizia votazione, prego. Fine votazione, grazie. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 8, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Per questa delibera c'è la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Un attimino. Giusto, no? Quindi facciamo la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 8, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Passiamo al secondo punto, regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili, detta TASI. Agli atti risultano due relatori di commissione, il consigliere Vavassori e la consigliera Landucci. Inizia il consigliere Vavassori come relatore, prego. Buonasera a tutti e a tutte, grazie signor Presidente. Come anticipato via mail all'ufficio di presidenza, la mia relazione, anche quella della consigliera Landucci, quanto condivisa ieri in sede di commissione, sarà un'unica relazione omnicomprensiva sia del punto all'ordine del giorno che stiamo discutendo adesso, sia del successivo punto. Questa sera viene proposto al Consiglio il regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI, la proposta delle aliquote e le relative detrazioni per l'anno 2014. Il tema TASI è stato oggetto di discussione in due sedute di commissione consiliare svolte in un clima indubbiamente acceso, sicuramente dettato, credo, dalla posta in gioco. Che cos'è la TASI? La TASI è il tributo comunale per i servizi indivisibili con cui le amministrazioni comunali dovranno far fronte, almeno parzialmente, alle spese per l'illuminazione, la cura del verde, la pulizia delle strade e tutti gli altri servizi che vengono forniti in maniera uguale a tutti i cittadini. È stata istituita come parte dell'imposta comunale unica, la IUC, insieme all'IMU, per i beni immobili diversi dalle abitazioni principali, ad eccezione di quelle di pregio, e alla TARI per il servizio di asporto rifiuti. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale così come definita ai fini IMU, e di aree scoperte edificabili e non a qualunque uso adibiti. Sono escluse le aree scoperte accessorie di pertinenza di locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali. Per il calcolo dell'imposta, l'aliquota fissata dal Comune va applicata come per l'IMU sulla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per 160. L'amministrazione chiede di mettere in discussione questa sera le delibere sul tema TASI, non ricorrendo alla proroga annunciata lunedì con un comunicato stampa del Ministero dell'Economia, ma non ancora tradotta in decreto. Questa scelta nasce principalmente per due ragioni.
La prima è che vi è un quadro di incertezza e confusione rispetto al tema della posticipazione. La seconda, che al momento non si intravedono possibilità di cambiamento della manovra stessa, né per la normativa nazionale né nelle scelte del nostro comune. Rinvio che, tra l'altro, porterebbe a una congestione fiscale nel mese di dicembre. Questi quindi i motivi per cui si chiede al Consiglio di discutere e votare la delibera questa sera, rispettando pertanto la scadenza iniziale fissata dal Governo. In sede di Commissione ci sono stati illustrati i tagli che la nostra amministrazione subirà nel bilancio del 2014, che si prevedono non inferiori a una decina di milioni di euro, 5,7 dei quali derivanti dal mancato introito del gettito sull'IMU sull'abitazione principale che è stato soppresso. Alle mancate risorse sopra descritte va ricordato poi che andranno a sommarsi circa 500.000 euro per la copertura del disavanzo delle farmacie che questo Consiglio dovrà deliberare con il preventivo del 2014. Si è poi passati a vedere come poteva essere applicata la TASI. I comuni hanno la possibilità di applicare la TASI applicando aliquote che variano da un minimo dell'1 per mille a un massimo del 2,5 per mille, oppure prevedere l'azzeramento totale dell'aliquota. La norma prevede poi la possibilità di un aumento dello 0,8 per mille per offrire detrazioni sulla TASI. La nostra amministrazione ha quindi valutato di proporre l'applicazione dell'aliquota al 2,5 per mille, che porterebbe un introito alle casse comunali di circa 8,3 milioni di euro, applicando anche la maggiorazione dello 0,8 per mille, che porterebbe ulteriori risorse per 2 milioni e 700 mila euro. La manovra complessiva si aggira quindi in 11 milioni di euro circa, di cui l'intera somma della maggiorazione dell'aliquota, 2 milioni e 700 mila euro, più ulteriori 300.000 euro che si decurtano dagli 8 milioni di entrate derivanti dall'aliquota al 2,5 per mille, saranno interamente utilizzati per le detrazioni. Così facendo, le casse comunali prevedono una copertura pari a 8 milioni. In sede di commissione ci sono stati illustrati quindi i criteri messi in campo per l'applicazione delle detrazioni. Tutela della fascia intermedia con una detrazione di euro 78 per le case con rendite catastali fino a 800 euro. Tutela della famiglia con detrazione di euro 50 per ogni figlio convivente fino al compimento del 18° anno di età. E la tutela del lavoro con detrazione fino al 70% per i disoccupati. Mi corre obbligo una precisazione per i consiglieri. L'allegato relativo alla delibera, pervenuto in sede di convocazione della Commissione e anche quello della convocazione del Consiglio di questa sera, all'articolo 16,2, recita che la maggior detrazione può essere applicata a un numero massimo di 4 figli. Nella prima serata di Commissione, fatta sul tema della TASI, la consigliera Titta Ferrante ha fatto notare come tale limitazione non favorisse le famiglie numerose. Il sottoscritto, accogliendo la richiesta condivisa dai presenti, ha chiesto la possibilità di presentare un emendamento che prevedesse chiaramente tutta tale copertura. Gli uffici, una volta elaborata la richiesta, hanno proposto che, previo accordo dei commissari presenti nella seconda seduta, quella tenuta ieri sera, anziché emendare la delibera, si riscrivesse per una facilità di interpretazione anche da parte dei cittadini. Questo perché gli emendamenti compaiono in fondo alla delibera, quindi nella lettura non è chiaro se uno poi deve procedere avanti a leggersi l'emendamento. La proposta è stata accolta e pertanto la delibera, così come l'abbiamo trovata sui tavoli, sui banchi questa sera, è quella nuova riscritta in questa parte. E quindi non prevede il tetto massimo dei 4 figli. Altra richiesta proveniente dalla consigliera Titta Ferrante era circa la possibilità di estendere la detrazione ai figli fino al compimento del 26° anno di età. Richiesta che non è stata accolta in quanto prevedeva una copertura al momento non sostenibile. La discussione ha visto poi una netta spaccatura tra una parte della minoranza che ha chiesto il ritiro della delibera perché a suo dire troppo penalizzante per i cittadini
E invece i consiglieri della maggioranza che hanno fatto notare come, pur comprendendo i sacrifici richiesti ai cittadini, tale manovra fosse d'obbligo per la tenuta del bilancio. Fatto salvo che in fase di stesura del bilancio l'amministrazione si orienti verso una rivisitazione che, seppur già in atto, prosegua con sempre più rigore. Vorrei concludere ringraziando l'assessore Montrasio, gli uffici dirigenti, la dottoressa Fiore e la dottoressa Ossetti per il lavoro svolto in un quadro normativo complicato. Grazie. Grazie al consigliere Vavassori per l'esposizione della relazione di commissione. Grazie. Molto dettagliata e capibile. La parola alla consigliera Landucci, prego. Prima di tutto voglio, non ho chiesto prima la parola per fatto personale per non perdere tempo, però poche cose mi si possono dire di così offensivo come il fatto che io non leggo le delibere e non so di cosa parlo. Si può dire, perché soprattutto da parte di un consigliere, che non è stato presente a nessuna delle due commissioni, quindi non ha ascoltato nulla di queste discussioni, né quella di mercoledì scorso, né quella di ieri, e che adesso si è permesso di dire a me, come a che sono stata presente a entrambe le commissioni, che sono andate avanti fino alle 9:30, che io non avevo letto la delibera. Si deve vergognare. Vergognare e basta. Lei può dire che non è d'accordo con quello che dico, ma non che io non abbia letto le delibere. Questo lei non lo può dire. È chiaro? Questo non lo può dire, perché altrimenti ho la querela per diffamazione. Siamo chiari? Questo lei non lo può dire. Esigo delle scuse. È chiaro? Lei è un maleducato e anche cialtrone, perché se uno non è presente alla commissione non può parlare in questo modo. È chiaro? Siamo, sono stata chiara. Ecco. Detto questo resta verbale. Perché lei non si può permettere di dire. Per cortesia. Lei può dire che non è d'accordo, ma non che io non ho letto le delibere. Non si permetta più. Per cortesia. Non si permetta più. Ha capito? Non si permetta più. Per cortesia, consigliere più. Rivolta, per cortesia. Non si permetta più, ha capito? Consigliere non Landucci. Non si permetta più. Non costringetemi a prendere più. Provvedimenti, per cortesia. Vada avanti a fare la sua relazione. Allora, grazie. Ieri sera e 8 giorni fa ci è stata presentata una delibera che in pratica porta al massimo possibile l'aliquota della TASI. Quello che vi è stato detto, che lo 0,8 per mille sarà tutto utilizzato per le detrazioni, è vero, ma lo è per obbligo di legge. Non poteva essere diversamente. Quindi, una volta scelto di applicare lo 0,8, lo 0,8 va dato in detrazione. Consigliere Rivolta, per cortesia, glielo chiedo veramente per cortesia, andiamo avanti con la discussione senza interrompere, grazie. In ogni caso, noi abbiamo domandato perché parte dello 0,8 non è stato applicato alle abitazioni non principali. Ci è stata data una risposta molto vaga. Devo dire, oggi leggendo su Facebook un articolo del Corriere di Sesto ho capito il perché. Perché solo in questo modo sono totalmente esentate da ogni pagamento le case comunali, le case ALER e le cooperative a proprietà indivisa, che quindi non partecipano minimamente al pagamento dei servizi indivisibili che si dice stiano dietro la richiesta della TASI. Per quanto riguarda i tagli, il dottor Finazzi ha quantificato in 20 milioni di euro i tagli dal 2008 a oggi e in 5 milioni di euro i risparmi dell'amministrazione, il che vuol dire che in 5 anni di dura crisi economica i cittadini di Sesto sono stati chiamati ad un aumento di tasse pari a 15 milioni di euro. Perché io non nego che ci siano i tagli. Io nego che oggi i cittadini siano in grado di pagare queste tasse. La rendita più bassa,
quella fino a 315 euro, che nell'IMU 2012 di Monti pagava zero, oggi paga, se uno non ha figli minori, quindi tutti gli anziani di sesto, pagano 96 euro. Cioè, se qualcuno ha preso gli 80 euro del bonus fiscale di Renzi, lo paga con gli interessi, da 80 a 96 euro. Allora, invece, quelli che hanno la rendita di 400 euro, che pagavano con l'IMU 2012 68 euro, adesso ne pagano 143. Se avevano un figlio, ne pagavano 18 e adesso ne pagano 93. Questo in un momento in cui il sindaco di una città a noi vicina, sostanzialmente omogenea alla nostra, Cinisello Balsamo, ha comunicato ieri che non metterà nessuna aliquota della TASI perché in un momento di crisi non si può infierire sui cittadini. Allora, è chiaro che noi potevamo anche forse imitare quello che ha fatto il sindaco di Cinisello, ma se anche non volevamo arrivare a questo atto di generosità, come ha detto l'intera opposizione, si poteva almeno rimanere, siccome si sta parlando di imposta sugli immobili, si poteva rimanere al gettito che il comune aveva avuto con l'IMU del 2012 e che è stato anche, ridato al comune dallo Stato l'anno scorso, che i cittadini non l'hanno pagato, pari a 5.700.000 euro. Noi invece arriveremo ad un incasso netto del comune, quindi al netto di tutte le detrazioni, di 8 milioni di euro, con un aumento netto del 40%. Ma non si può dimenticare che, siccome le detrazioni sono a carico dei cittadini, quella parte che va dagli 8 milioni agli 11 non è che la mette il comune, la pagano i cittadini comunque. Per cui per i cittadini, rispetto ai 5.700.000 euro che hanno pagato nel 2012, l'aumento è del 100, più del 100%, che viene addirittura raddoppiato rispetto all'anno scorso che non hanno pagato nulla. Devo dire che mi sembra una scelta spaventosa. Quando poi lo stesso articolo del link del Corriere di Sesto, che diceva di questo peso, rimandava un link sul portale del Comune, in cui mi è venuto in mente, perché voi avete detto che bisogna fare una spending review del Comune, stare molto attenti, le politiche retributive della dirigenza richiedono sobrietà. Io sono andata a vedere il link. Il link dice che per il 2013, anno di profonda crisi, in cui molta gente non ha avuto più un lavoro e in cui, per esempio, moltissimi stipendi sono stati comunque bloccati, compresi quelli dei professori, che sono bloccati da anni, i dirigenti del Comune di Sesto hanno avuto un premio di rendimento pari a 250.000 euro. Tutti i dirigenti, tranne uno, poveretto, che è rimasto a secco, hanno avuto un premio di posizione che va dai 16.000 ai 37.000 euro cada uno. Non mi pare che siamo di fronte a un comportamento che legato alla maggiore sobrietà. E a fronte di un comune così ricco, che può distribuire un così alto premio, perché naturalmente questo è oltre la retribuzione tabellare, oltre la retribuzione di posizione, è un premio di produzione, no? Un comune così ricco, che mentre chiedeva già per il 2013
ai cittadini 500.000 euro per ripianare le perdite delle farmacie, più i 600.000 che chiederanno nel 2014. Però era così benestante da distribuire un così grande premio ai propri dirigenti, adesso addirittura impone una tassa di questo genere. Direi senza vergogna. Certo, la Commissione su questo è stata molto accesa. Oltretutto, il dirigente della dottoressa Orsetti ci ha detto, e anche l'assessore Montragio, che ci sono dei tagli prevedibili e che saranno messi nel bilancio di previsione. Noi dell'opposizione abbiamo chiesto di discutere la TASI insieme al bilancio di previsione per capire com'era necessaria questo, di avere una cosa in contemporanea, perché non è giusto che adesso ci chiedano i soldi senza che vediamo effettivamente quali sono stati i tagli. Perché chiariamo, dopo che stasera abbiamo approvato questo, se anche dovesse venire fuori nel bilancio di previsione che i tagli sono minori di quelli temuti e che ci sono magari delle entrate una tantum, come ci sono state l'anno scorso, i cittadini questi soldi li dovranno pagare lo stesso, perché ormai sono deliberati. Davvero i nostri cittadini avevano bisogno? Oltretutto, questa tassa è costruita in modo che proporzionalmente pagano di più i poveri dei ricchi. Nel senso che chi nel 2012 pagava zero e adesso paga 96, ha un aumento di 100 euro. Chi pagava 68 e ora paga 143, ha un aumento che supera il 100%. Chi ha la rendita più alta e che pagava 539, adesso paga 609, cioè un aumento di 60 euro. Quindi in proporzione è favorito chi ha le aliquote più alte. L'aumento per chi ha l'aliquota più alta di tutte è di 60 euro. L'aumento per chi ha l'aliquota più bassa di tutte è di 96 euro. E qui ci è stato detto che è stato fatto per equità sociale. Io forse non capisco più cosa significa equità sociale. Noi abbiamo chiesto ieri sera il ritiro della delibera. Non c'è più nessun obbligo di votarla stasera. La delibera può essere ritirata, ripensata, ripresentata in bilancio di previsione, come stanno facendo praticamente tutti i comuni d'Italia. Sono pochi quelli che hanno deliberato. Nel Nord Milano, tra quelli che hanno deliberato, ci sono solo due comuni che hanno l'aliquota al massimo. Sono Sesto e Cologno. Tutti gli altri, senza arrivare a Cinisello che ha addirittura azzerato la TASI, comunque sono stati molto sotto il massimo. Devo dire che è incomprensibile il motivo per il quale noi oggi siamo, voi oggi, non noi, voi oggi vi vedete costretti a votare una cosa simile per i nostri concittadini. Cioè non c'è una ragione logica. Ci è stato detto addirittura che è meglio pagare metà adesso e metà a dicembre piuttosto che tutto a dicembre. Forse uno preferisce risparmiare via via piuttosto che anticipare i soldi. No, ci hanno detto che è meglio pagare prima. I cittadini sono più contenti di pagare prima piuttosto che pagare dopo. Forse hanno fatto un'indagine su questo. Comunque, noi abbiamo ribadito in una commissione molto accesa, ma come poteva non essere accesa a fronte di queste richieste, che a nostro avviso la delibera andrebbe semplicemente ritirata e ripensata e ripresentata in sede di bilancio di previsione. Tra l'altro ci stiamo domandando cosa stiamo aspettando a fare il bilancio di previsione. Cosa stiamo aspettando? Se tutto è già chiaro, sono chiari i prevedibili tagli e tutti, facciamo sto bilancio di previsione, che teoricamente deve essere fatto entro il dicembre dell'anno prima, ma non ci sono motivi reali per non farlo adesso.
ripresentiamola, facciamo sto bilancio di previsione, pagheremo metà a settembre, metà a dicembre. Ma perché dobbiamo vessare i nostri cittadini? Perché a dicembre ci sarà forse, ci sono sicuramente delle scadenze fiscali, ma c'è almeno la tredicesima. Adesso ci sono le scadenze fiscali, non c'è neanche la tredicesima. Cioè, io non capisco perché dobbiamo vessare i nostri cittadini. Qual è la motivazione per cui dobbiamo pagare adesso? Addirittura qualcuno dell'opposizione aveva domandato, ma non è che c'è sotto qualche buco che dobbiamo coprire con urgenza? Ci è stato detto che non c'è. Va bene, allora se non ci sono i buchi da coprire con urgenza possiamo anche aspettare. Cioè dobbiamo fare le mosche cocchiere. Questo è quello che viene dalla parte dell'opposizione. La richiesta di un ripensamento di una tassa chiaramente iniqua, sulla quale io all'inizio aveva ragione l'assessore Montrasio, perché se non ci fosse stata la proroga, è chiaro che la legge era concertata in modo che bisognava comunque decidere entro il 22 di maggio. Ma adesso è stato detto che la proroga c'è, che bisogno c'è di correre così, di non ripensare minimamente, perché ci è scappato detto che dovevamo farlo. Cioè, questo io chiedo ai consiglieri di maggioranza. Che bisogno c'è di non ripensare, di non discutere all'interno del bilancio di previsione? In modo da armonizzare. Se è vero che il bilancio di previsione sarebbe monco, avrebbe, cioè non funzionerebbe senza questo, lo capiremo. Deve ci verrà spiegato. Grazie. Quindi questo è quello che è venuto fuori in commissione ieri sera. È questo che abbiamo più volte chiesto, anche con forza. Speriamo che qualcuno possa capire, perché non c'è ragione per non capire, non c'è grazie, davvero ragione. Grazie. La parola all'assessora Montrasio. Sì, grazie Presidente. Prego. Buonasera. Un chiarimento del tutto tecnico in premessa, però visto che è stata detta una cosa non vera ci tengo a farla. La legge recita che lo gettito derivante dallo 0,8 delle maggiorazioni si può destinare in tutto o in parte alle detrazioni, cioè potevamo, la scelta che è stata fatta nel caso del Comune di Sesto è stata quella di destinarlo interamente alle detrazioni con l'aggiunta di 300.000 euro ulteriori. Detto ciò, governare una città significa anche fare scelte difficili e indubbiamente quella di stasera è una scelta difficile. Ci assumiamo tuttavia l'onere di questa decisione con senso di responsabilità, perché significa fare un patto con la città, ridare nuovo slancio e guardare al futuro. Questa scelta ci impone anche un'ulteriore approfondita riflessione sull'organizzazione della nostra spesa e un cambio di passo all'insegna della sua riqualificazione, riorganizzazione, razionalizzazione e ovviamente riduzione. Un patto con la città, quindi, è un duplice impegno. Da un lato, per i cittadini vuol dire affrontare uno sforzo economico sicuramente faticoso e ancor più in questo periodo di crisi. E per l'amministrazione è il richiamo all'obbligo del massimo rigore e della massima efficienza. Una scelta fatta per la nostra città, quindi. Una strada che abbiamo deciso di percorrere e di percorrere ora, perché rispetto allo scenario che descriverò non si prevedono di qui alle prossime settimane cambiamenti che consentano una modifica delle scelte, consapevoli che agire in anticipo ci rafforza e ci consente di rispondere meglio ai bisogni dei cittadini e perché i cittadini hanno diritto di sapere il prima possibile quanto andiamo a chiedere loro. Al bilancio del 2014 mancheranno, come è stato detto, almeno 10 milioni di euro, di cui 5 milioni e 700 mila di mancata compensazione sull'IMU della prima casa. Inoltre, non è un segreto, è già stato detto, è prevista la maggiore spesa per il ripiano della perdita e per il rilancio delle farmacie comunali, pari a 504 mila euro. Ricordo che se nel 2010 avevamo 22 milioni di trasferimenti a vario titolo da Stato e Regione, oggi ne avremo forse due. Queste non sono botte che si ammortizzano in fretta.
Aggiungo anche tutto ciò in un avviene in un panorama di indiscutibile confusione, farraginosità, intempestività delle norme. Di qui la necessità della duplicazione, la manovra sulla TASI e la delineazione di un percorso volto ad un deciso cambio di passo sulla partita delle spese e del bilancio nel suo complesso. Per quanto riguarda la TASI, ricordiamo che è il frutto pasticciato della surreale vicenda dell'IMU. Pur nel limitato margine d'azione a nostra disposizione, la scelta politica che abbiamo fatto e che rivendichiamo è quella di intervenire su tre direttrici che rappresentano coerentemente la linea d'azione della nostra amministrazione: la tutela della fascia intermedia della popolazione, la tutela della famiglia e la tutela dei lavoratori in difficoltà. 3 milioni di euro, quindi, da destinare a sgravi per i cittadini che abbiano case con rendita fino a 800 euro, detrazioni per figli minorenni conviventi fino ai 18 anni, sgravio del 70% per i disoccupati. Vorremmo inoltre applicare la maggiorazione dello 0,8 per 1000 anche sul terziario sfitto, banche e assicurazioni, soluzione che gli uffici ci dicono attualmente non praticabile dal punto di vista tecnico, ma che, se ce ne sarà la possibilità, convintamente perseguiremo, nell'ottica non del fare cassa, ma della redistribuzione di ulteriori risorse a vantaggio di soggetti fragili. Parallelamente, questa operazione ci consente la conferma del welfare locale, che riteniamo fattore fondamentale di redistribuzione e produttore di eguaglianza e di pari opportunità, soprattutto quando c'è la crisi e quando i cittadini non possono essere lasciati soli nelle difficoltà. Un modello che però deve far fronte a impegni sempre più grandi e a problemi nuovi, che sfuggono spesso al nostro governo e cui tuttavia siamo noi a dover porre rimedio, con la consapevolezza e la responsabilità di essere l'istituzione più vicina ai cittadini. Pensiamo ad esempio alle conseguenze della crisi, ai licenziamenti, alle nuove dipendenze, a quanto avviene sulla sponda sud del Mediterraneo. Nella consapevolezza che tutto ciò che l'amministrazione fa è di fatto pagato interamente dai cittadini, considerata ormai la residualità dei trasferimenti. Questa consapevolezza, come dicevo, ci obbliga a proseguire nell'azione di revisione della spesa dell'ente, volta alla sua razionalizzazione e al suo contenimento. Non un comune sprecone, ma un comune che può sicuramente migliorare nell'efficientamento, nell'innovazione dei processi e nella valorizzazione del suo patrimonio. Facciamo tante cose e ogni giorno tentiamo di farle un po' meglio spendendo meno. Ad esempio, abbiamo ridotto la spesa di personale di quasi 600.000 euro, abbiamo rivisitato alcuni contratti appalti per circa mezzo milione e ridotto gli interessi passivi per oltre 170.000 euro. Ma evidentemente questo oggi non basta più. Dobbiamo ulteriormente ridurre la spesa del personale, intervenire per il risparmio energetico, riorganizzare la spesa per i servizi, intercettare, è già stato detto anche in altre sedi, le preziose risorse dei bandi europei e in questo modo guardare alla città del futuro. Grazie. Grazie all'assessore Montrasio. Dichiaro aperto il dibattito e invito i consiglieri di prenotarsi. Grazie. Prego. Microfono, microfono. Il tutto condito da un vincolo ben preciso. I sindaci che ricorreranno alla maggiorazione TASI dallo 0,1 allo 0,8 per 1000 dovranno destinare le maggiori risorse incassate, come spiega espressamente una nota di Palazzo Chigi, esclusivamente allo scopo di deliberare a favore delle famiglie e dei ceti più deboli
ulteriori detrazioni rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità. L'obbligo di introdurre ulteriori sconti sulle abitazioni principali, precisa sempre la nota di Palazzo Chigi, garantisce che l'incremento eventualmente introdotto dai comuni non comporterà alcun aumento della pressione fiscale. Nessuna copertura, dunque, una maggiore autonomia finanziaria dei sindaci, come chiedeva l'ANCI. Per cui, scusate, ma questa è la realtà. Poi dopo, se uno invece, tant'è vero che è scritto anche nella vostra delibera, dove si dice il comma 677 come integrato dall'articolo 1,1 lettera A e bla 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 bla, dispone che per il 2014 l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014 tale limite possa essere superato per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate per le abitazioni principali e per quelle ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili. Tra l'altro, questa frase praticamente incomprensibile. Consigliere Andrucci, diamo modo anche di rispondere, di chiedere la cosa. Siccome sono stata ripresa con la nota tecnica, allora la nota tecnica la faccio anch'io, perché qui se no andiamo sulle note tecniche. Ma lei può fare ancora due interventi, quindi però, c'è tempo. Però siccome la nota tecnica mi sembra da chiarire che questo va sulle detrazioni, perché altrimenti l'aumento non si poteva fare. Oltretutto, mi scusi, io trovo questa frase estremamente ambigua, perché non so se qui non c'è sotto che non si può pagare più del 2012. Qui ci sono cittadini sestesi che pagano la TASI del 2014 più di quello che hanno pagato l'anno prima. Qui mi pare che non ci sia scritto così. Secondo me potrebbe essere tema di ricorso, non naturalmente solo di singoli, ma devo dire proprio di azioni di rivalsa. Perché va bene, grazie me, per il suo chiarimento. Frase, no, e siccome qui siamo tutti molto... Allora lei sta facendo un intervento. No, io. Grazie. Adesso apriamo il dibattito su questa delibera, prego. Se vuole, prego, l'assessore, se vuole rispondere. Adesso facciamo rispondere l'assessora. Grazie. Essendo un passaggio estremamente tecnico, se il Presidente e i consiglieri sono d'accordo, darei la parola alla direttrice del settore per la ricostruzione del percorso normativo. Prego, sembra una decisione giusta, perché tecnicamente risponde il dirigente. Prego. La frase a cui faceva riferimento la consigliera Landucci riporta il testo così come scritto con precisione nella legge. Vi è l'obbligo di destinare, cioè c'è la possibilità di applicare detrazioni soltanto se si applica la maggiorazione dello 0,8. Sulla necessità, sull'obbligo di destinare interamente il gettito alle detrazioni, si è a lungo dibattuto anche tra i commentatori in dottrina. Si è arrivata ad una conclusione pressoché unanime che riguardo alla non obbligatorietà di destinarlo tutto. Faccia la sua esposizione tecnica. Sì, allora io le dico quello, lo sviluppo che c'è stato nel corso di incontri, corsi di formazione, approfondimenti fatti da gli operatori e gli esperti in dottrina che comunque in questo caso si pronunciano ogni volta che viene emanata una nuova norma in materia tributaria. La questione era incerta inizialmente, ma l'opinione poi che è largamente prevalsa è stata questa. In ogni caso è stata destinata non solo tutta nel nostro caso, ma addirittura in misura maggiore. Va bene.
Ma io direi di andare avanti, io direi di andare avanti col dibattito adesso. È uscito un dibattito. Prego. Grazie alla dottoressa Fiori. Grazie. Ma lo posso fare qua, senza te. Lo posso fare qua. Anzi, per cortesia. Per cortesia. E lo do la mano. Per consigliere Romaniello, per cortesia, consigliere Landucci. Oh, grazie. Ecco. Mi può spegnere per favore? Cortesia, per cortesia, stasera stiamo superando proprio tutti i limiti, consiglieri, ricordiamoci dove ci troviamo, ricordiamoci dove siamo, e per cortesia, qui non siamo all'assemblea di condomini, per cortesia, adesso stiamo esagerando un po' tutti, grazie, mi può spegnere il microfono, grazie. Su questa delibera dichiaro aperto il dibattito, prego. La consigliera Antonioli ha chiesto la parola, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, volevo chiedere la sospensione in merito all'ordine di servizio, agli ordini del giorno che stiamo andando ad affrontare, grazie. Una sospensione. No, mi scusi, ma l'ordine del... In merito, a questa In merito agli ordini del giorno che accompagnano la delibera. Scusi, lei mi chiede formalmente di sospendere la seduta? Sì, per affrontare, per poter discutere gli ordini del giorno che accompagnano la delibera. Un attimino gli do la risposta, grazie. Va bene. Quindi vi leggo l'articolo 25 del regolamento. Il Presidente ha la facoltà di sospendere la seduta anche al fine di consultare l'Ufficio di Presidenza e i Capigruppo. Ha inoltre la facoltà di sospendere la seduta qualora lo richiedano i Capigruppo. Quindi io ho la facoltà di sospendere e accoglierla la richiesta. Prego. Dichiaro sospeso il Consiglio. Grazie.